Vorrei invitarvi a prendere posto, così siamo un attimo tutti più tranquilli e diamo inizio ai nostri lavori. Innanzitutto mi consentirete, entrando in questa sala dei baroni, questa storica sala dei baroni, un tempo, tempio della politica napoletana, meridionale e direi nazionale. È stato per me un tuffo nel passato, una grande emozione. Io ho vissuto tante stagioni politiche in questa straordinaria sala dei baroni. Mi guardavo intorno, osservavo il volto di Umberto Ranieri, come dire, siamo i sopravvissuti di un'epoca lontana. In questa sala dei baroni ho conosciuto grandi personalità politiche, Maurizio Valenzi, Gerardo Chiaromonte, Galasso, Di Donato, De Lorenzo, Pannella, Giorgio Almirante. Ecco, questa era negli anni Ottanta, questo era negli anni Ottanta il Consiglio Comunale di Napoli. Beh, lasciamo perdere. Un minuto in onore e in ricordo di due grandi italiani, me lo dovete consentire. Uno è stato un grandissimo esponente della Prima Repubblica, Arnaldo Forlani, e uno della Seconda, Silvio Berlusconi. Oggi si sono svolti i funerali di Forlani, circa un mese fa quelli di Silvio Berlusconi, che avevano un rapporto speciale con questa città. Vi chiederei un minuto di silenzio in onore di queste due grandi personalità. Grazie. Molti si sono chiesti, ma perché Polo Sud, un'associazione culturale, promuove in una giornata con questa temperatura che era già prevista un incontro a Napoli nel Maschio Angioino? Beh, noi l'abbiamo voluto fare per una serie di ragioni. La prima è un tentativo, attraverso questo incontro, per far ripartire dalla capitale del Sud, da una città che non è stata mai colonia e non vuole essere colonia, dal Sud un grande messaggio di positività, ma soprattutto perché abbiamo l'ambizione di voler far rientrare la politica dal suo esilio, soprattutto nel Sud Italia. Lo dico con grande rispetto, credetemi, con grande sincerità, nei confronti di tutte le formazioni politiche, di tutte le esperienze culturali e politiche del Mezzogiorno. C'è un Mezzogiorno che non è questuante, c'è un Mezzogiorno che non è accattone, c'è un Mezzogiorno positivo, c'è un Mezzogiorno progettuale, un Mezzogiorno ricco di intelligenze, di energie, che non stanno solo da una parte, stanno a destra, stanno a sinistra, stanno al centro. La politica non può essere ridotta a istrionismo e demagogia. Anche questa città, nei 10 anni precedenti, purtroppo ha dovuto convivere con l'istrionismo e con la demagogia. Io credo che dobbiamo tornare alla politica, e quale migliore occasione di riunire belle esperienze, grandi personalità che hanno fatto la storia politica di questa città, di questa regione, di destra e di sinistra, e metterli a confronto. Io vorrei che stasera nascesse un tavolo di confronto permanente
tra tutte le intelligenze, le libere intelligenze di destra e di sinistra, perché dal confronto cavalleresco faccia a faccia possono uscire le soluzioni. Il Sud non è la palla al piede del governo nazionale. Il Sud non è un accessorio. Durante la Prima Repubblica il Sud contava nei governi nazionali. Aveva una rappresentanza di ministri autorevoli, ministri con i quali mi contrastavo, non condividevo le loro posizioni, ma il Sud contava. Adesso mi sembra che, come dire, non voglio esagerare, bisogna rafforzare l'attenzione del governo rispetto al Sud, rafforzarlo. E questo non è un compito che spetta soltanto a chi governa, ma spetta anche all'opposizione. Perché quando Andreotti una volta fece una battuta nei confronti di Almirante dicendo il potere logora chi non ce l'ha, all'epoca il mio leader politico, caro Antonio Bassolino, rispose: l'opposizione logora chi non la fa. Allora c'è bisogno di governo e di opposizione al massimo livello. I battutisti non sono ammessi. Troppe questioni vanno affrontate, tante questioni meritano vanno affrontate nel concreto, con le soluzioni concrete. E noi non abbiamo nessun complesso rispetto al Nord Italia, nessun braccio di ferro col Nord Italia, ci mancherebbe assolutamente. Non ci sentiamo però figli di un Dio minore. Non è pensabile che gli uomini del Sud debbano fare anticamera. Siamo abituati a parlare chiaro, perché si dice che il parlare chiaro è patto per gli amici. Oggi in Italia c'è una grande star politica, un grande leader politico, Giorgia Meloni, scelta dal popolo, figlia del popolo. Non è nata in una manovra di palazzo, grazie a Dio. Però intorno a questa donna leader c'è bisogno di un'alta politica, e non riguarda, ripeto, soltanto il centrodestra, ma anche, direi, soprattutto l'opposizione. E allora agli amici della sinistra che sono qui presenti, che ringrazio, perché io so bene che ogni volta c'è qualche sciocchino, non dico un imbecille, che storce il naso quando qualcuno come me o come altri ci vedono dialogare con esponenti della sinistra. Noi l'abbiamo sempre fatto, anche in tempi lontanissimi. Ricordo che, proprio citando Ranieri, negli anni Ottanta scrissi una lettera a lui, che era il segretario provinciale del Partito Comunista. Io ero il segretario provinciale dell'MSI, gli dissi: ma noi dobbiamo discutere, confrontarci. E da quella mia proposta nacque l'interpartitico delle opposizioni. Quindi certi passi insieme li abbiamo fatti, così come in altre occasioni. Però, poiché non voglio togliere spazio a nessuno, ho il dovere, ho l'obbligo di leggere un messaggio che mi è pervenuto poco fa, in mattinata. Io avevo invitato a questo incontro anche il vicepresidente della Camera, onorevole Giorgio Mulè. E quando l'ho invitato era ancora in vita Arnaldo Forlani. Potevo mai immaginare che il padre eterno che ha rubato all'Italia Berlusconi togliesse anche Forlani in questa circostanza? E invece è accaduto. La volontà di Dio va rispettata, ma solo la volontà di Dio va rispettata. Poi va rispettata la volontà del popolo. Altre volontà ci interessano poco o per nulla. Caro Amedeo, ti invio queste poche righe per ringraziarti dell'invito a intervenire al convegno da te organizzato e per soprattutto scusarmi della mia assenza. La scomparsa di Arnaldo Forlani e la contemporaneità dei funerali di Stato con il convegno odierno mi costringono a essere lontano da Napoli. Vorrei in ogni modo farti giungere i miei ringraziamenti per un'iniziativa che a meno di un mese dalla scomparsa del presidente Berlusconi ne riconosce l'essenzialità, che ha rivestito non solo nel panorama politico italiano ma nella storia d'Italia. Averlo organizzato a Napoli, inoltre, costituisce un tributo
all'uomo che amava ripetere di essere un napoletano nato a Milano. Silvio Berlusconi si sentiva autenticamente partenopeo, esaltava in ogni occasione il carattere e la genialità dei napoletani, al quale era sinceramente e profondamente legato. Si sentiva parte di questo popolo e a questo popolo dedicò energie e sentimenti durante la sua vita. Si ritrovano oggi, intorno alla sua persona, personalità che gli furono amiche, testimoni in vari campi della sua azione o che, pur essendo avversari, non furono mai nemici e lo rispettarono. Per Berlusconi il discrimine era proprio questo: non esistevano nemici, ma soltanto avversari con cui confrontarsi, partendo sempre dal riconoscimento del rispetto del valore della persona. E questo avveniva in contrapposizione al rancore e perfino all'odio che invece gli riservavano coloro che Sciascia avrebbe definito al più ominicchi, ma molto più dei quacquaraquà. Non sarà necessario attendere il lavoro degli storici per vedere riconosciuta la validità di una visione che già oggi si riverbera nella quotidianità. Declinare parole come libertà, garantismo o europeismo non era professione di un credo laico, ma precondizione per la sua attività politica. Era la manifestazione di quel patto di lealtà che ha sempre contraddistinto il legame tra Berlusconi, Forza Italia e i suoi elettori. Nello scusarmi ancora per la mia assenza, concludo queste mie brevi note con un ricordo molto vicino legato a Napoli e a Berlusconi. Successe alla fine del maggio 2022, cioè poco più di un anno fa. Il Cavaliere venne a Napoli per una convention e, da mattatore qual era, ci tenne inchiodati alle sue parole per quasi un'ora e mezza di discorso a braccio. La sera volle amici e collaboratori a cena in un ristorante che guardava Castel dell'Ovo. Parlò per altre ore, tenne la scena come sempre e naturalmente sapeva fare. A un certo punto, probabilmente perché le nostre facce tradivano la stanchezza accumulata, fece una pausa, passò in rassegna ognuno di noi e alla fine disse: «Vi vedo un po' provati, d'altronde c'è da capirlo, vista la vostra età, è l'ora che voi vecchietti andate a fare la nanna». Questo era Silvio Berlusconi, un uomo che mordeva la vita con l'entusiasmo di un ragazzo. E ogni giorno che passa a me manca sempre di più. Con i migliori saluti, un abbraccio, Giorgio Mulet. Allora, per tornare alla politica e per guardare avanti, io credo che il nostro Parlamento debba fare un grandissimo sforzo in questa fase nuova della vita politica italiana, debba avere il coraggio di portare avanti una grande riforma, la riforma della giustizia, perché fino a quando non rifaremo una giustizia giusta, questo Paese non decollerà. C'è stato uno squilibrio negli ultimi 30 anni in questo Paese. La politica ha fatto troppi passi indietro e l'ordine giudiziario ha fatto troppi passi in avanti. Non intendo aprire un confronto scontro con l'ordine giudiziario, me ne guarderei bene, però credo che sia giunto il tempo, ecco, di affrontarlo il tema della giustizia, perché non riguarda solo i politici, ma riguarda soprattutto i cittadini, che non devono avere paura della magistratura. Noi abbiamo sempre rispettato le istituzioni e continueremo sempre a rispettarle, anche quando vi sono istituzioni che sbagliano e che fanno molto male, anche perché sbagliano ma non pagano dazio. L'unica categoria che non paga dazio è quella dei magistrati. Allora, per carità, nessuno intende crocifiggere i magistrati. La maggioranza dei magistrati italiani è fantastica, lavora benissimo,
poi c'è una minoranza satanata che vuole fare politica e determinare i cambiamenti negli scenari voluti dal popolo. Non mi faccio tirare per i capelli che non ho nelle ultime vicende che stanno interessando i media nazionali in queste ore, assolutamente no. I magistrati facciano il loro lavoro con equilibrio, ma facciano presto, perché la cosa più importante è che non si può essere inchiodati in un processo a vita, assolutamente. Molti di noi hanno conosciuto le stagioni processuali, hanno impiegato qualche tempo per uscirne. Non faccio nessuno sforzo nel riconoscere ad Antonio Bassolino che è stato super indagato e super processato, per carità. Non ha detto mai una parola di polemica e questo gli fa onore, ma anche noi a destra abbiamo subito altrettante ingiustificate azioni che non voglio definire dure, ma pesanti sì, molto pesanti. E allora chiudiamo questo capitolo, ritorniamo al mezzogiorno. Mi sono trattenuto qualche minuto in più, ve ne spiego anche le ragioni, perché il sindaco Manfredi mi ha chiesto di intervenire alle ore 16:15. Sono le 16:23, credo di aver fatto il mio lavoro istruttorio di apertura, ho parlato anche troppo, ma vi ho spiegato il motivo. Gli daremo la parola non appena arriverà. E allora mi permetto di dare un suggerimento alla mia amica che è Modara, Monica Macchioni, che ringrazio, di iniziare questo incontro, che resta comunque un incontro culturale e politico, perché la politica senza la cultura non esiste, a un rappresentante del mondo del giornalismo, dell'informazione, a Luigi Vicinanza, che credo sia qui. Ecco, chiederei a Luigi di Vicinanza, ti ho rubato il mestiere, ma era solo l'apertura, diciamo, di iniziare un ragionamento con noi. Io ho sfondato pesantemente, ma da questo momento non parlo più, ovviamente. Voi avete 7 minuti a disposizione. Così come a Montecitorio ti staccano il microfono, se sfori di qualche secondo, faremo la stessa cosa anche qua. La parola a Luigi Vicinanza. Buonasera, sono mia fatto funzionare. Devi solo accendere. Ecco qua, grazie. Buonasera a tutti quanti voi, un saluto ai miei correlatori autorevolissimi e ad Amedeo La Boccetta che ritrovo dopo molti anni. Un saluto anche alla collega Monica che ha il compito di moderare. Io voglio iniziare con un ricordo personale, un ricordo che è legato all'Aquila, il capoluogo dell'Abruzzo, che fu colpito dal terremoto devastante del 2009. Era il 25 aprile e Silvio Berlusconi si recò ad Onna, frazione dell'Aquila, una frazione particolarmente devastata, fu completamente rasa al suolo e fu la prima volta che Silvio Berlusconi nella sua vita partecipò ad una manifestazione per ricordare la liberazione dell'Italia dalla dittatura nazifascista. E i partigiani dell'Ampi, lì presenti, un po' tutti quanti avanti negli anni, gli donarono un fazzoletto tricolore che lui immediatamente indossò e esibì per i giornali e per le televisioni. Mi colpì moltissimo, ero presente, io all'epoca dirigevo il quotidiano abruzzese Il Centro, quotidiano all'epoca del gruppo Espresso, ero lì tra i giornalisti al suo fianco. Mi colpì moltissimo la sua capacità di interpretare quel momento storico. Era diventato antifascista Berlusconi, era diventato immediatamente
un sostenitore della festa di liberazione Berlusconi? Non credo, ma credo che con quel suo gesto, quasi da situazionista, da rivoluzionario situazionista, lui immediatamente capì qual era la cosa giusta da fare e divenne il presidente proletario, come abbiamo visto poi nel corso del tempo, il presidente operaio, il presidente calciatore, il presidente imprenditore, il presidente impresario televisivo. Il giorno dopo, anche questa storia, venne proprio qui, dalle nostre parti, a Casoria, all'ormai strafamosa festa di compleanno di una giovane ragazza che faceva i 18 anni. Queste due immagini mi hanno accompagnato negli anni, perché mi fanno dire che Silvio Berlusconi, il giudizio oramai alla storia, no? Oramai la storia è entrata nella storia. Silvio Berlusconi è stato un personaggio in grado di adattarsi alla realtà italiana con una capacità di interpretazione delle situazioni inimmaginabili. Io mi piace definirlo così. So che non tutti i presenti saranno d'accordo, ma lui è stato tutto e il contrario di tutto. Lui è stato un liberale, ma è stato anche il primo vero populista della storia italiana, anzi ha anticipato forme di populismo in altri paesi, basta pensare a quello che è successo negli Stati Uniti con Trump. Lui è stato atlantista e filorusso, innovatore sicuramente, innovatore e conservatore, è stato istituzionale e informale perché ha cambiato il linguaggio della politica. È stato garantista ma anche eversivo quando ha scatenato l'attacco alle cosiddette toghe rosse. È stato, fatemi dire, vittima e carnefice, sicuramente vittima di, come dire, un accanimento politico, ma ugualmente carnefice quando il potere lo ha esercitato senza compromessi. È stato familista e concubino, è stato seduttore e traditore, bugiardo e sincero, tutto è il contrario di tutto, una cifra complessa che vedeva in lui una straordinaria genialità. Tutto questo gli ha consentito di interpretare in maniera moderna la realtà italiana, che era profondamente cambiata dagli anni 80 in poi. Cioè, pensiamo, noi ancora oggi parliamo di Seconda Repubblica, l'ha inventata lui la Seconda Repubblica, ma la riforma costituzionale non c'è mai stata, anzi tutte le varie riforme costituzionali sono state bocciate. Noi parliamo di Seconda Repubblica, di elezione diretta del Premier, quando tutto ciò nella nostra Costituzione non è previsto, perché lui da questo punto di vista è stato uno straordinario comunicatore. Tutto questo in una difficoltà del mondo mio di appartenenza, la sinistra, che invece in quegli stessi anni non ha capito le profonde trasformazioni che la società stava subendo. Non le ha capite, non le ha interpretate e dunque ha avuto difficoltà. Faccio un riferimento a ciò che ha detto nell'introduzione Amedeo La Boccetta quando parla di riforma della giustizia. Ebbene, fammi dire, caro Amedeo, in maniera provocatoria, che uno dei motivi per cui di giustizia in questo paese si parla con grande fatica e con grande difficoltà è proprio legata alla figura di Berlusconi, perché per questi 30 anni il paese si è spaccato in due: da un lato i garantisti pelosi e dall'altro lato i manettari di complemento. Non potevi criticare la magistratura, che pure in certi suoi aspetti e in certi suoi comportamenti va criticata, perché passavi per berlusconiano. Come dire, accettavi in tutto l'operato della magistratura e ne accettavi persino gli eccessi.
governi sono caduti, governi di centrodestra e governi di centrosinistra sono caduti per effetto della magistratura, e non se ne è potuto parlare proprio per questo tema, cioè è un altro degli effetti del postumi del berlusconismo. Sarà in grado questo governo? Non lo so, chi vivrà vedrà, ma sicuramente di Berlusconi noi possiamo dire che ha, è come se avesse introdotto nella politica il colore, come le sue televisioni hanno introdotto il colore nella TV di Stato bianca e nera, un po' grigia, un po' paludata, un po' noiosa. Lui sicuramente ha introdotto il colore nella politica, cambiandone e stravolgendone i linguaggi. Bene? Male? Beh, questo lo stiamo vedendo giorno per giorno, lo vedremo ancora successivamente. Sta di fatto che io stesso, che sono stato dal punto di vista giornalistico, io rappresento, sia chiaro, rappresento a stento me stesso e le mie idee, ma dal punto di vista giornalistico non ho risparmiato critiche a Silvio Berlusconi. Beh, è innegabile dire che lui oggi è nella storia, nel bene e nel male, è nella storia di questo paese. È un convegno come questo è sicuramente utile per approfondire ulteriormente questi temi. Grazie. Allora ringraziamo il direttore Luigi Vicinanza e diamo la parola a un altro collega, Alessandro Sansoni. Grazie. Dunque, è sempre un po' complicato, diciamo, fare gli interventi introduttivi, soprattutto dopo un collega bravo come il direttore di direttore Vicinanza, e quindi provo un pochettino, come dire, a fare un inquadramento storico del personaggio Berlusconi, perché poi alla fine possiamo dire con serenità che si tratta di un personaggio che fa parte della storia vera, autentica di questo paese e di tutto l'Europa e il mondo occidentale. Perché fa parte della storia? Fa parte della storia perché lascerà un'eredità. I personaggi storici hanno bisogno di lasciare un'eredità politica e di segnare in qualche modo l'avvenire? No. Io credo che sia un personaggio storico perché ha caratterizzato la sua stagione del presente, non poteva lasciare nulla dopo di lui, proprio perché si tratta di un personaggio straordinario, che però, se è stato un innovatore nel suo ambito imprenditoriale, nel suo ambito professionale, quello delle televisioni, in politica è stato tutt'altro che un innovatore. Cioè Berlusconi, dal punto di vista strettamente ideologico, prima lo si diceva, è un po' complicato capire esattamente che cosa fosse, tutto il contrario di tutto, perché lui esordisce nel 1994 dicendo: voglio fondare il Partito Liberale di massa. Ma Berlusconi era un liberale? Francamente mi sembra difficile definire Berlusconi un liberale. Non lo era perché semplicemente Berlusconi individua una formula che in quel momento può essere vincente, ma soprattutto individua uno spazio politico, e lo spazio politico che da esperto di marketing e di pubblicità individua Berlusconi è quello di tutti coloro che non sono di sinistra. E quanti sono tutti coloro che non sono di sinistra in Italia? La stragrande maggioranza di questo paese, almeno 6 persone su 10, statisticamente parlando. E siccome si era frantumata la rappresentanza politica di queste 6 persone su 10, Berlusconi decide di occupare quello spazio. Non poteva dire un'altra volta che era un democratico cristiano, non poteva evidentemente dire che era socialista. Dirsi di destra faceva poco, come dire, era poco alla pace, per di più c'era qualcun altro in quel momento che occupava stabilmente quella posizione, e Berlusconi dice: io sono un liberale. Tanto i liberali in Italia di fatto non esistevano da almeno 50 anni, insomma c'era un partitino del 2%, lo teneva altissimo, non se n'era accorto nessuno, salvo quei pochi che insomma lo votavano, e quindi poteva essere un buon collocamento. Questo perché? Perché Berlusconi va in continuità con la storia di questo paese. Berlusconi, qualcuno lo dice, è l'arci italiano. Ma che cos'è l'Italia? Per scoprire l'Italia noi non dobbiamo vedere a quel periodo storico che poi è il più esaltato da certi media, da una certa televisione, da un certo mondo culturale. Bisogna vedere gli anni 50 e 60.
Berlusconi è l'erede dell'Italia degli anni 50 e 60, che è poi l'Italia in cui lui si è formato, in cui lui ha preso la laurea, in cui comincia a lavorare e alla quale lui fa sempre riferimento quando fa riferimento ai suoi genitori. E negli anni 50 e negli anni 60 il problema all'Aquila di indossare o meno il fazzoletto tricolore dei partigiani non c'era, perché il problema dell'antifascismo militante, che è elemento divisivo nel nostro paese, subentra negli anni 70. Tant'è vero che anche la tesi e il costrutto concettuale, direi, dell'arco costituzionale lo inventa De Mita a metà degli anni 70. Cioè noi diamo per assodati oggi una serie di cose che in questo paese non è vero, non ci sono mai state, sono state prima degli anni 70. La narrazione degli anni 70 è stata così forte che per noi, per esempio, la destra è sempre stata un polo escluso. Berlusconi sapeva benissimo, ricordandosi gli anni 50 e 60, che prima la destra non era esclusa e in questa città, dove da 30 anni governa la sinistra, governavano negli anni 50 le maggioranze monarchico-missine, perché evidentemente il polo non era escluso. Berlusconi quindi si rifà a tutto questo e va in continuità, e anche per questa ragione poi può essere in qualche modo libero di essere atlantista ma anche filorusso. Perché? Perché in fin dei conti lui interpreta l'italianità, e anche in politica estera l'italianità più autentica, più ancora che De Gasperi, è rappresentata dal Vaticano, da Mattei, da coloro che si muovono tra Gheddafi in Libia e il Mossad in Israele con grande facilità e con grande serenità, che fanno parte della NATO e che però costruiscono Togliattigrad e le fabbriche di Togliattigrad in Unione Sovietica. Questa è l'Italia, un porto naturale lì nel mezzo del Mediterraneo che Berlusconi vuole andare a interpretare, ed è per questo che si contraddice, ma si contraddice perché supera l'ideologia e vuole essere l'italianità, l'italiano. E proprio per questa continuità con il senso dell'Italia profonda, che noi possiamo definire conservatore, se ci piace, ma è l'italianità in quanto tale la più profonda, determina anche il perché non avviene, vado a chiudere, quella riforma costituzionale che sancirebbe effettivamente la nascita di una seconda repubblica, che è una formula giornalistica, che è una formula anche storica e storiografica, e persino una formula politica, ma che non esiste sulla carta. Cioè quando passiamo dalla quarta repubblica alla quinta repubblica in Francia, De Gaulle cambia la Costituzione, cambia tutto, tutto, addirittura dice che un pezzo della Francia metropolitana non è più Francia, l'Algeria. Pensate un poco che cosa è stato il passaggio da una repubblica all'altra in altri paesi. Il nostro non è che un paese meno serio, è un paese in cui funzionano le cose diversamente. I tedeschi hanno fondato una scuola politologica e storica che analizza la Verfassung contrapponendola alla Constitution. Che cos'è la Constitution? La carta costituzionale scritta, no? Come quella lì che hanno fatto i nostri padri costituenti negli anni 40. La Verfassung invece è la Costituzione materiale, cioè la gente come si auto-organizza effettivamente attraverso la prassi, le consuetudini, la storia di quella comunità che in qualche modo deve regolarsi e lo fa prescindendo dalla lettera della Costituzione. Ecco, l'Italia è la patria della Verfassung, cioè del dato di fatto, della Costituzione materiale e non letterale. È il luogo in cui si può fondare la Seconda Repubblica senza cambiare la Costituzione, in cui si passa da una democrazia bloccata ad una democrazia dell'alternanza, a prescindere dalla legge elettorale, ma perché c'è una persona che in qualche modo catalizza l'amore o l'odio degli italiani. Naturalmente deve essere una grande persona. Naturalmente non sappiamo se possiamo giudicarla bene o male, ma sicuramente un personaggio storico, e questa persona era Berlusconi. Tutto questo coerentemente, manco a farla apposta, con quello che è stato per tanti aspetti anche un'elaborazione culturale che proviene proprio da Milano, perché in Italia questo tipo di attenzione verso
i cambiamenti politici basati sulla Costituzione materiale sono stati elaborati dall'Università di Milano attraverso Michelangelo Schipa, attraverso Miglio, che in quegli anni diventa, non a caso, uno dei più grandi intellettuali di riferimento del sistema politico italiano in trasformazione, l'ideologo della Lega. Ma non era solo questo Gianfranco Miglio, era molto di più, era uno che teorizzava che i poteri di fatto sul territorio, chi in qualche modo aveva più birra, era in grado poi di determinare dei cambiamenti e la realtà della politica in un senso o nell'altro. Che cosa ci manca oggi? Qualcheduno che o alla De Gaulle prende e cambia la Costituzione, anche perché pure sulla riforma della giustizia, insomma, io credo che oggi il problema non sia più la capacità della magistratura di prevaricare la politica, il problema è che anche la magistratura non è più un potere forte in questo paese, secondo me, e questo è un altro problema. Oppure riesce attraverso una forma di costituzione materiale a determinare, non lo so, un'altra democrazia dell'alternanza, un'altra formula politica, la Terza Repubblica. C'è una persona così grande oggi in questo paese in grado di determinare tutto questo e di scavallare nel ventunesimo secolo, negli anni 20 e negli anni 30 del ventunesimo secolo? Questo è l'interrogativo che abbiamo oggi e vedremo se ci sarà poi qualcheduno che vorrà studiare un personaggio storico come noi proviamo a fare oggi con Berlusconi, prescindendo dal bene e dal male, ma semplicemente perché oggettivamente è talmente tanta roba che non possiamo non in qualche modo focalizzare su di lui la nostra attenzione oggi e nel futuro. Grazie. Ringraziamo il direttore Alessandro Sansoni e passiamo la parola a Antonio Bassolino, già sindaco di Napoli, già diciamo, governatore di questa regione e già ministro del lavoro, governo D'Alema. Sì, ho accolto con molto piacere l'invito di Polo Sud, di La Boccetta, a questo incontro, sia perché si discute di una personalità come quella di Silvio Berlusconi, sia per il luogo nel quale noi ci ritroviamo in questa storica sala dei baroni, che è la storia della nostra città ed è molto cara a molti di noi che qui ci sono stati per diversi anni, di giorno e spesso di notte, quando la battaglia politica era molto forte. Ricordo, ero sindaco, un bilancio: restammo per 3 giorni e per 3 notti consecutive, e alla terza mattina io vidi lì, dove c'era allora il pubblico, mia figlia piccolina che mi facevo con le mani ma vuoi tornartene, tante battaglie per il paese, per la nostra città. Per questo davvero con convinzione sono qui e vorrei fare qualche osservazione politica, a partire anche da ricordi personali, da esperienze vissute. In primo luogo, ho saputo in modo singolare della scomparsa di Berlusconi. Stavo correndo, come mi capita di fare abbastanza spesso, e d'improvviso si ferma una macchina, un ragazzo apre il finestrino e mi fa: vorrei dirle che è morto Berlusconi. 2 minuti fa, e prende il cellulare, la notizia è sui giornali online, e ci tenevo a farglielo sapere. È un piccolo segno della enorme popolarità di un personaggio come Berlusconi, ragazzo che si ferma. Enorme popolarità di Berlusconi, e cioè di una personalità, di un personaggio, di una persona che è stata un politico di primo piano, un imprenditore di successo e un uomo della televisione.
E tutte e tre queste cose stanno assieme ed è impossibile separarle se si vuole capire qualcosa di Berlusconi. Berlusconi è tutte queste cose assieme e per questo anche è riuscito a parlare al paese in tante occasioni. Berlusconi poi è stato un protagonista assoluto della vita politica italiana, uno dei due grandi fondatori del bipolarismo italiano. Siamo nel 1994, non dimentichiamolo mai. La sinistra ha vinto pochi mesi prima, come anche a Napoli, in molte grandi città, ma pochi mesi dopo Berlusconi vince a livello nazionale. Cambia completamente lo scenario politico. E nel 1994 Berlusconi sa unire uno schieramento molto largo e pieno di contraddizioni. Unisce attorno a sé la Lega, che allora è molto territoriale, molto Lega Nord, sono i tempi di Umberto Bossi, e Alleanza Nazionale, che allora è fondamentalmente meridionale, nel sud Italia, oltre che Forza Italia. L'altro grande fondatore del bipolarismo è Romano Prodi, che due anni dopo unisce attorno a sé molte parti della sinistra italiana e tutta una parte del mondo cattolico. Così nasce il bipolarismo, senza cambiare la Costituzione, ma nasce con due schieramenti attorno ad alcune grandi personalità. E da allora io credo noi dobbiamo aver chiaro che è importante saper distinguere tra vicende politiche e ambito istituzionale. Io l'ho pensata così da sempre. In politica il conflitto è giusto e necessario. Senza conflitto la politica diventa marmellata indistinta, che non fa bene al paese o a una città. Il conflitto deve essere bello, libero, limpido, entro un certo limite, perché come insegnò a noi ragazzi un vecchio maestro dell'Ottocento con la barba, se si supera un certo limite c'è la comune rovina delle classi sociali in lotta o la comune rovina delle parti politiche e dei partiti in lotta. Ma entro un certo limite il conflitto è sacrosanto e necessario. Ma tra istituzioni non deve esserci conflitto politico. Conflitto dentro una istituzione tra partiti, ma tra le istituzioni deve esserci collaborazione. È quello che molti di noi hanno cercato di fare a sinistra e a destra. Ricordi, proprio in questi giorni, nel 1994, si teneva a Napoli il G7. Proprio in queste ore, domani mattina, finiva il G7. Mi telefona Berlusconi e mi dice, lo avevo invitato a pranzo, era andato tutto molto bene, e mi dice, posso chiederti una cortesia? Prego, gli dico io, vorrei far venire Tatarella a pranzo. Perché questa richiesta che può sembrare singolare? Perché nei giorni precedenti diversi esponenti della sinistra europea a Bruxelles si erano rifiutati di stringere la mano a Tatarella. Naturalmente gli dico, non c'è nessun problema, facciamo il pranzo, ma quando usciamo, ecco Berlusconi, naturalmente Berlusconi aveva organizzato le cose in maniera tale che c'era un numero enorme di fotografi, televisioni, giornalisti, perché bisognava mettere assieme Berlusconi, Bassolino e Tatarella per fare una cosa molto diversa da quella che era successa a Bruxelles. E così, sempre in questa città,
nel novembre, qualche mese dopo del 1994. Si tiene a Roma, a Napoli, la conferenza ONU sulla criminalità organizzata. Siamo nel Palco Reale, la sera prima dell'inizio. Entra nel Palco Reale un collaboratore di Berlusconi, gli dice nell'orecchio qualche cosa. Io lo vedo sbiancare. Lui mi dice: scusami, devo uscire. Esce. Passano 5 minuti, 10, 15 minuti. Io a un certo punto dico: ma che cosa sta succedendo? Esco, lo raggiungo. Lui era ancora più bianco in viso, aveva ricevuto notizia dell'avviso di garanzia da recapitare a Roma. Il giorno dopo sarebbe tutto uscito sul Corriere della Sera e mi dice: scusami, ma io tra un po' torno a Roma. Perché? E mi dice: io gli dico: ma non puoi tornare a Roma stasera, domani c'è la conferenza, ci guarda il mondo intero, sei il Presidente del Consiglio, io sono il Sindaco, ti accolgo, tu apri la conferenza, fai il discorso introduttivo e dopo vai a Roma. Lui rimane un attimo a pensare e poi mi dice: hai ragione. E così facemmo il giorno dopo. Io con la fascia tricolore di sindaco che ho cercato di indossare poche volte e sempre quando bisognava rappresentare gli interessi di tutta la città, lo accolgo, lui fa il discorso introduttivo e poi va a Roma. Per dire come i rapporti istituzionali debbono essere sempre intesi molto distinti dai rapporti politici, essendo chiaro che io e Berlusconi poi siamo stati avversari politici, sempre su schieramenti del tutto diversi, ma appunto il conflitto in politica, la collaborazione tra le istituzioni. E questo io penso sia molto importante anche in un momento come questo, dopo la scomparsa di Berlusconi, cambiano davvero tante cose. Cambiano nella destra e nella sinistra tante e tante cose e il problema e la capacità di saper parlare al Paese, anche di trarre esperienza, come già è stato detto, dalla storia che è alle nostre spalle, per cercare di costruire un futuro giusto, di avere le riforme necessarie, per esempio giustizia. Io ho sempre ritenuto, con il mio stile, ritengo ancora oggi, che un problema fondamentale sia quello dei tempi della giustizia, tema del quale ancora oggi si parla purtroppo molto poco rispetto ad altri temi, i tempi della giustizia, perché i tempi lunghi sono ingiusti e una seria riforma della giustizia non può essere fatta facendo in modo che i tempi abbiano un percorso del tutto diverso rispetto a quello che succede oggi. Ecco perché, guardando indietro alle nostre spalle e anche nel bene e nel male, nei pregi e difetti all'esperienza fatta da grandi personaggi, noi possiamo cercare di guardare avanti per il bene della nostra città e del Paese. Grazie. Sì, adesso funziona. Grazie
ad Amedeo La Boccetta. Grazie perché hai avuto grande tempestività nel organizzare, forse penso che tu abbia battuto tutti sul tempo nell'organizzare questo primo convegno, diciamo, di ricordo di Silvio Berlusconi. Ma io ti ringrazio perché voglio unire anche la mia voce alla tua e a quella di Antonio Bassolino circa la solennità di questa sede. Io qui sono extraordinem neapolitanum, sono un provinciale e ti ringrazio in maniera particolare per questa occasione che mi hai dato, perché io, ascoltando da Radio Radicale i consigli comunali di Napoli, io fui eletto consigliere comunale nel mio comune a 24 anni per il Movimento Sociale Italiano, e ascoltavo di giorno e a volte anche la notte i consigli comunali di questa, quando questa città era capitale, una delle capitali politiche d'Italia. Ricordo quella seduta drammatica di un'approvazione del bilancio con i voti del Movimento Sociale Italiano, determinante, era sindaco Picardi del Partito Socialdemocratico, quando Milano disse: noi non ve li diamo, ve li gettiamo e voi dovete abbassarvi a raccoglierli. Ricordo perfettamente questa seduta del Consiglio Comunale. Parlare di Berlusconi, e vengo al tema, da destra, significa soprattutto non inciampare in una parola. Questa parola è sdoganamento, perché nel momento in cui noi da destra parliamo di Berlusconi, allora ci imbattiamo in questo termine che si usa per le merci, in verità, non per le comunità politiche. Però questa è la vulgata seguita al famoso endorsement Profini nel 1993. Berlusconi aveva appena inaugurato un centro commerciale a Casalecchio di Reno e a domanda dice: se io vivessi a Roma, se io votassi a Roma, voterei per Fini. E quindi lì, il giorno dopo, il giornale ha detto: è lo sdoganamento del Movimento Sociale Italiano. Ma è un termine ambiguo, non solo perché si usa per le merci, ma anche sotto il profilo storico, lo ricordava prima Bassolino. E noi eravamo al ballottaggio a Roma con Fini ed eravamo al ballottaggio a Napoli con Alessandra Mussolini. Il leader del partito post-fascista e la nipote del Duce erano a un passo dalla conquista della capitale d'Italia e della capitale del Sud. A conferma che il Movimento Sociale Italiano era stato sdoganato, se proprio vogliamo usare questo termine, dagli elettori, dal popolo, dagli italiani. Ma Berlusconi che cosa fa? Perché qualcosa fa Berlusconi con quella dichiarazione. In realtà Berlusconi fa qualcosa di molto più importante, anche di più strategico, perché così dicendo Berlusconi sdogana l'anticomunismo, perché l'anticomunismo era moneta che circolava solo nel ghetto missino, caro Amedeo, te lo ricorderai, la DC non lo usava più, era moneta che non circolava fuori nell'arco costituzionale. La DC l'ultima volta che usò l'anticomunismo fu nel 76 per paura del sorpasso, vi ricordate? La famosa elezione dopo che il PC aveva stravinto le elezioni provinciali e regionali del 75, passando dal 27 al 34%, ricordo il titolo dell'Unità, impetuosa avanzata del Partito Comunista Italiano. E lì la DC giocò tutto come in toni quarantotteschi con la paura del sorpasso. Ma Berlusconi fa di più, perché Berlusconi separa, o meglio, capisce che c'è un contesto mutato, lo diceva prima il direttore Vicinanza. La caduta del muro di Berlino riguarda anche noi, quei calcinacci sono caduti anche addosso a noi, perché culture politiche che nella Prima Repubblica erano state insieme
costrette in qualche modo dallo stato di necessità imposto dal feroce bipolarismo internazionale est-ovest, tipico della guerra fredda, e si cominciavano a liberare. Mi riferisco per esempio, che so, ai cattolici liberali che erano stati soccombenti o minoritari rispetto ai cattolici democratici nella Prima Repubblica. Mi riferisco, prima parlavo con un socialista, al socialismo tricolore rispetto al socialismo frontista. Mi riferisco alla cultura liberale rispetto alla cultura azionista. O alla cultura nazionale, la nostra, che noi, di cui noi eravamo i depositari, dicevamo, pretendavamo di essere i depositari, che era una cultura addirittura bandita nella Prima Repubblica. Bene, tutto questo trova un nuovo ordine e con quell'endorsement Berlusconi fa esattamente questo, getta le premesse del nuovo bipolarismo e lo fa recuperando l'anticomunismo come comune denominatore. Questo è un fatto importante perché è come si affiancasse l'anticomunismo della Costituzione materiale, della prassi costituzionale, rispetto alla pregiudiziale antifascista della Costituzione, quale formale, quale testo. Ecco allora qual è, a mio avviso, il vero sdoganamento che opera Silvio Berlusconi. In questo senso lui è il fondatore della Seconda Repubblica. Lo è perché crea una situazione completamente nuova. Riguarda tanto il centrodestra, che beneficia di questa operazione scomposizione-ricomposizione, ma riguarda anche la sinistra dall'altro lato. E quindi il dato vero della, vogliamo dire, il tratto reale, autentico, distintivo della leadership berlusconiana sta proprio in questo. Qual è adesso l'eredità di Berlusconi? Beh, bipolarismo c'è, e io ritengo che sia anche forte il bipolarismo. Noi abbiamo, 6 anni fa, c'è stata la possente spinta grillina che doveva incunearsi tra i poli e scompaginare il sistema del bipolarismo, ma non è accaduto. Oggi i grillini discutono se entrare nel campo progressista. A Napoli mi pare che siano già nel campo progressista, e si discute se alla regione Campania la sinistra e i 5 Stelle si dovranno alleare in una logica bipolare contro il centrodestra. Quindi questo è, vuol dire che il sistema bipolare ha una sua forza, ha una sua capacità di resistenza. Che cos'è che non funziona? E lo dicevo a Bassolino prima, è che è rimasto ancora un bipolarismo primitivo, è rimasto un bipolarismo immaturo, è rimasto un bipolarismo muscolare, un bipolarismo che soffre di propaganda, soffre di eccessiva inclinazione alle esigenze della comunicazione e poco a quelle della politica. E l'altra parte di eredità che lascia Berlusconi è che, a mio avviso, è perfettamente coerente con le mie premesse, è il fatto che noi siamo passati da una coalizione di centrodestra ad una coalizione di destra-centro, e rimane lì a conferma che tutte quelle questioni delle quali, insomma, ci siamo occupati in passato e sulle quali ci siamo lampiccati il cervello, i moderati, i radicali, gli estremisti, sono etichette che lasciano il tempo che trovano. Perché il centrodestra, che doveva essere il centro più a destra, è diventato un'altra cosa, ma è un'altra cosa perché non era l'alleanza berlusconiana il centro più a destra, ma era la ricomposizione di culture politiche, di filoni culturali che nella Prima Repubblica erano stati soccombenti, minoritari o banditi, e che la fine del crollo del comunismo realizzato, crollo del muro di Berlino, ha in qualche modo liberato. Mi capitò una volta con Andreotti fare una presentavamo un francobollo per Alcide De Gasperi, era presente anche Romana De Gasperi, e
parlammo dei cosiddetti famosi voti in libera uscita. Battuta di Andreotti quando il Movimento Sociale Italiano nel 72 prese circa il 9%. E io dissi ad Andreotti che in realtà la storia si era incaricata di dimostrare il contrario, che quei voti non erano in libera uscita, in realtà quei voti erano stati trattenuti nel partito polo della Democrazia Cristiana in nome dell'anticomunismo e in nome della necessità di fare argine contro quello che veniva definito il pericolo russo. Quindi Berlusconi è l'uomo che slatentizza queste pulsioni, è l'uomo che restituisce un ordine al caos italiano seguito al crollo del muro. Per questo dobbiamo riconoscere, e il fatto che siamo qui, destra, centro e sinistra, significa che ha lasciato un segno, che ha segnato un'epoca. La Seconda Repubblica è l'epoca di Berlusconi. Grazie. Ringraziamo l'ex ministro Mario Landolfi e diamo la parola al sindaco di Napoli Manfredi. Allora, grazie Amedeo. Mi scuso che sono arrivato solo in questo momento, ma avevo una serie di impegni istituzionali e quindi non sono potuto arrivare prima. Sono particolarmente lieto che questa iniziativa che ha preso Amedeo con i tanti amici che sono qui presenti sia tenuta nella nostra Sala dei Baroni, proprio perché dà un segno di come l'istituzione debba essere il luogo dove il dibattito politico e la discussione debbano essere, diciamo, delle discussioni alte, non argomento come di propaganda, prima Mario Landolfi usava questo termine, la propaganda, ma argomento di riflessione e di dibattito. E penso che ragionare oggi sulla figura di Berlusconi e su quello che ha rappresentato per la politica italiana lo si possa fare da un certo punto di vista, proprio purtroppo perché poi Berlusconi non c'è più. Nel senso che questo libera il dibattito da una cappa che ha tenuto bloccato il paese per molti anni, che è stato questo scontro tra anticomunismo e antiberlusconismo, che spesso è stato più motivo, diciamo, di confronto di parte che argomento di dibattito politico profondo, cioè che, in cui i temi e le posizioni delle parti politiche fossero argomento di discussione vera. È stata una personalizzazione permanente, non credo che sia passato, perché gli scontri di queste settimane sulla giustizia lo testimoniano, perché questo è un po' un vizio italiano, però senza dubbio il fatto che Berlusconi sia scomparso forse aiuta a fare una riflessione su un periodo storico che è stato un periodo molto importante. La mia esperienza personale del rapporto che ho avuto con Silvio Berlusconi non è stata un'esperienza di tipo politico. Io ho avuto diverse volte modo di confrontarmi con lui per le mie attività più tecniche che politiche, quindi quando io sono stato responsabile dell'emergenza, di una parte dell'emergenza durante il terremoto di L'Aquila, ho avuto modo di incontrare varie volte il presidente Berlusconi e di discutere con lui, di confrontarmi con lui. E una cosa, diciamo, porto un contributo personale nell'ambito di questo dibattito, è una cosa che mi ha sempre colpito. È stata la sua capacità, adesso indipendente dalle posizioni politiche, io non ho mai votato Forza Italia, né sono stato mai posso essere ascritto il mio voto al centrodestra, però quello che ho sempre mi ha colpito di lui è la sua capacità di entrare in sintonia con la gente. C'era una persona che quando camminava per strada, a me mi capitava spesso che andavamo a fare dei sopralluoghi, delle visite, io lo accompagnavo, lui era in grado di entrare in sintonia col popolo, infatti là si parla leadership, potere, popolo. Che il termine popolo è un termine che spesso ha un'accezione negativa nel nostro dibattito politico, quando insomma il popolo è la gente, cioè le persone che la politica dovrebbe rappresentare, perché poi c'è grande differenza tra l'essere popolari e l'essere populisti, sono due cose che sono completamente distinte tra loro.
e la sua capacità di ascoltare, la sua capacità di capire, la sua capacità di entrare in sintonia con quelle che erano delle persone anche semplici, persone che ovviamente portavano delle esigenze, dei bisogni, ma anche ovviamente delle sensibilità, che erano delle sensibilità le più varie possibili nella varietà, diciamo, del nostro paese e della nostra società. Perché faccio questa considerazione? Perché è indubbio che ci sono due aspetti che io credo vadano sottolineati in una riflessione oggi più serena e più matura della Seconda Repubblica e quindi anche del periodo che ovviamente ha visto Berlusconi come protagonista, che secondo me debbono essere un po' un punto di riferimento anche del dibattito oggi che noi diciamo che stiamo per entrare nella terza repubblica o in qualcosa del genere. In primo luogo, quello che veniva ricordato prima, e mi richiamo ai due interventi che ho sentito, da Antonio Bassolino, il tema del rapporto istituzionale, che non è un tema banale, è un tema molto importante. Io penso che in una democrazia compiuta il rispetto e il rapporto istituzionale, indipendentemente da quelli che sono gli orientamenti politici, rappresenta la base di un buon funzionamento dello Stato. Cioè in un paese civile, in un paese normale, le istituzioni si debbono parlare, debbono discutere, debbono confrontarsi anche in maniera aspra rispetto a quelle che sono le differenti posizioni, ma sempre nel rispetto reciproco e guardando all'interesse dei cittadini. E questo, che sembra una cosa banale, in realtà non lo è, perché poi se noi facciamo un'osservazione di quella che è la realtà del nostro paese ci accorgiamo che spesso questo non avviene. E io devo dire, insomma, se noi facciamo un'analisi di quella che è stata la stagione, per esempio, del rapporto tra Berlusconi e le istituzioni politiche, diciamo, campane o napoletane, diciamo, il rispetto istituzionale non è mai venuto meno. E questo, secondo me, è un tema che è alla base poi di un giusto equilibrio politico e istituzionale nella quotidianità, ma anche in una visione prospettica. Poi c'è un secondo punto che ritengo importante da sottolineare, il tema del contributo che ha dato Berlusconi alla nascita di un, si parlava di un bipolarismo. Allora io credo che il bipolarismo italiano sia molto anche frutto della legge elettorale, cioè sia un bipolarismo, come diciamo, più che ideologico, sia un bipolarismo di convenienza, nel senso che le distanze spesso all'interno dei poli sono più grandi delle distanze tra i poli, quindi questo sicuramente non aiuta né la stabilità politica del paese né la possibilità poi di avere quella forza riformatrice di cui il paese dovrebbe aver bisogno. Però è indubbio che con la discesa in campo di Berlusconi si è da un certo punto di vista costruito un bipolarismo di fatto tra un fronte progressista e un fronte di centrodestra, di destra centro, di destra, tra un fronte conservatore, un fronte progressista, insomma adesso possiamo utilizzare tutte le etichette possibili, ma dal mio punto di vista è chiaro che la presenza di una personalità forte come quella di Berlusconi è stata praticamente l'occasione, la possibilità, diciamo, più che di sdoganare, di far nascere un fronte di centrodestra che poi ha rappresentato insieme ovviamente al centro-sinistra i due grandi poli italiani, due poli che io ripeto secondo me fortemente condizionati dalla legge elettorale, meno da una visione identitaria comune e condivisa, però senza dubbio questo è quello che noi abbiamo vissuto in questi anni, di una possibile alternanza laddove c'è stata una vittoria delle elezioni, fermo restando poi tutte le varie fasi di governi tecnici e di difficoltà soprattutto degli ultimi anni. Ecco, queste considerazioni ci dovrebbero, diciamo, spingere a una valutazione un poco più serena e credo anche un poco più
diciamo matura di quelle che sono state le stagioni che noi abbiamo vissuto e che debbono, sicuramente sono state stagioni complicate, stagioni difficili, si sono affrontate fasi difficili del Paese, ma senza dubbio il Paese è andato avanti, ha cercato di fare quel percorso di cui aveva estremamente bisogno. Qual è, diciamo, il limite dell'esperienza di Berlusconi? Perché io penso, come dobbiamo parlare dei lati positivi, dobbiamo parlare anche dei limiti di questa esperienza. Io penso che, il limite dell'esperienza di Berlusconi sia stata l'eccessiva, diciamo, commistione di quelle che erano le sue questioni, chiamiamole personali, dal punto di vista delle aziende, delle sue esperienze personali, e quella che era poi la sua azione politica. Questo perché? Perché benché io non abbia mai votato quella parte politica, io ritengo che l'Italia avesse e abbia ancora bisogno di una profonda stagione riformatrice, cioè l'Italia ha bisogno di riforme, di tante riforme che non sono state fatte, che si dice sempre che si faranno e non si sono mai realizzate, che possono essere delle riforme più liberali in alcuni settori, delle riforme dal mio punto di vista più sociali in altre, ma sicuramente ha bisogno di riforme. E purtroppo anche quando Berlusconi e la sua parte, diciamo, il suo polo politico ha avuto una grande maggioranza, queste riforme in fondo non sono state fatte. Quindi se noi dobbiamo fare un'analisi di quell'epoca è che dobbiamo dire che benché ci sia stato un grande consenso popolare, adesso indipendentemente da quello che è della valutazione della persona, dal punto di vista dell'azione politica si sarebbero potute fare delle riforme molto più incisive per il Paese che nei fatti non si sono realizzate. E questa è un po' la maledizione che noi abbiamo sempre vissuto e la maledizione che viviamo anche adesso, cioè di un Paese che parla, litiga, fa conflitti permanenti, ma alla fine poi quando deve mettere mani a quelle che sono le cose fondamentali per il Paese, queste cose per un motivo o per l'altro non si fanno mai. Allora io credo che se noi dobbiamo prendere un insegnamento, un'esperienza da quello che è successo in passato, anche se insomma il quadro politico nazionale mi sembra che stia andando sempre nella stessa direzione, è che quando bisogna fare grandi riforme, queste riforme debbono essere fatte non partendo dal conflitto, ma partendo dal confronto, perché c'è una grande distanza tra conflitto e confronto, tra un confronto che può essere anche serrato, duro, complicato, ma che alla fine, se viene fatto su una base, diciamo, politica, sicuramente può dare dei frutti. L'Italia ha grande bisogno di riforme. Credo che analizzando l'esperienza del ventennio, diciamo, berlusconiano, più del ventennio, e di quello che è stato fatto, di quello che si poteva fare, di quello che non si è fatto, la considerazione forse che più ci può venire, almeno che a me più viene in mente, è che ci sono state tante occasioni che poi in fondo sono state sprecate. E questa è una considerazione che ci deve spingere ad avere una politica più fattiva, meno conflittuale, meno personale e più costruttiva nei confronti del bene comune. Ringraziamo il sindaco di Napoli Manfredi, diamo la parola all'ex governatore della regione Campania Stefano Caldoro. Tanto Matteo, grazie per questa occasione, grazie a Polo Sud, alla tua attività di animatore culturale di questa città. Allora, che dire, mi aggiungo alle cose dette con pochissime considerazioni, tenendo presente che sia il direttore vicinanza che Alessandro hanno dato un inquadramento, non direi tanto storico, ma quanto istituzionale della figura di Berlusconi, inquadrandolo nel momento storico. E invece gli interventi politici che ci sono stati dopo danno una lettura, e parlo della leadership di Berlusconi, della capacità politica di Berlusconi di rappresentare il Paese, come il padre del bipolarismo italiano. Berlusconi è il padre del bipolarismo, non di un bipolarismo che lui ha costruito, ma che ha interpretato. E quando si è ricordata la scelta di Gianfranco Fini, e noi ricordiamo bene la fase nella quale noi qui eravamo impegnati in una battaglia dove c'era Alessandra Mussolini, io non ne facevo parte, avevamo addirittura un altro polo, ti ricordi? Quindi non è che eravamo tutti sulla stessa posizione.
Però non c'è dubbio che sia Alessandra che Gianfranco Fini ebbero un successo per alcuni aspetti non prevedibile dai politologi. Vedevamo i sondaggi di allora, nessuno aveva capito niente, cioè c'erano in pochi ad aver capito, e devo dire anche i politici della Prima Repubblica non avevano capito cosa stava succedendo. Tant'è vero che poi sono stati travolti oltre il dato giudiziario da un cambiamento che ormai era nei fatti. Quindi Berlusconi, quando disse, io qua non posso raccontare alcune cose che mi sono state dette perché chiaramente fanno parte della vita privata di Berlusconi, dei suoi amici, ma non c'è dubbio che, e questo lo posso dire, che Berlusconi già da tempo, negli incontri che aveva col suo gruppo, una grande impresa, e che aveva anche con i suoi interlocutori politici, iniziava a dire: guardate, qua non vi state rendendo conto che è cambiato qualche cosa. Quindi lui l'aveva avvertito prima, aveva un po' interpretato e guidato e per alcuni aspetti rappresentato successivamente questa necessità del bipolarismo italiano. E aggiungo alle considerazioni soprattutto che faceva Mario ma anche Antonio, che l'elemento nel quale Berlusconi si è inserito non è solo quello dello schema, lo capisco dal punto di vista dell'uomo di destra, dello schema semplice, no? Un pezzo del mondo, dell'elettorato italiano che era costretto sulla logica dell'anticomunismo a stare con la Democrazia Cristiana, no, era un pezzo che riguardava sicuramente un pezzo della storia della destra italiana, ma era soprattutto il mondo cattolico, l'italiano cattolico, che aveva in Italia dopo il dopoguerra una straordinaria forza elettorale che fu interpretata dalla Democrazia Cristiana, che allora con lo scudo crociato vinceva le campagne elettorali, non doveva spiegare troppe cose. Quindi c'era questa matrice cattolica che è propria del leader Berlusconi. Poi Berlusconi l'ha interpretata alla maniera sua, le sorelle suore, no, le zie suore, in maniera popolare. Non è che lui doveva rappresentare le gerarchie ecclesiastiche che avevano un'opinione diversa, come sapete la Chiesa è molto complicata, è molto diversa, insomma, ma l'elettorato era quel richiamo alla pancia del paese. Quindi Berlusconi questo bipolarismo l'ha interpretato, per questo è un leader di una parte, non c'è dubbio, poi con il bipolarismo sei una parte e quindi non puoi rappresentare tutti. I veri leader sono di parte, difficile trovare un leader che sia rappresentativo di tutti, è un'altra roba, no? È diverso. E quindi questo aspetto credo che sia un elemento da considerare nella vita di Berlusconi. E quindi per questo aspetto ci mancherà la leadership di Berlusconi. Qualcuno dice: no, ma Forza Italia è il partito, ma non è tanto Popolo della Libertà, noi abbiamo vissuto tante cose insieme, no, Amedeo, no, abbiamo vissute tante, partito del 40%, non è quello, mancherà quella guida, cambierà quella leadership, che è insostituibile proprio per come è nata, è insostituibile. Poi oggi ci saranno altre leadership, tant'è vero che oggi ha preso la leader dell'area moderata e di destra, del centrodestra, una donna che è un cambio generazionale di tre generazioni rispetto a Berlusconi. Quante sono state bruciate di generazioni per arrivare a una giovane quarantenne che si è presa in mano il paese in maniera assolutamente convincente, sia dal punto di vista del risultato elettorale, perché è il popolo che ha deciso. E devo dire, vengono anche da sinistra e dall'opposizione dei giudizi di grande attenzione, di grande rispetto al Presidente del Consiglio, oggi. Quindi come vedete c'è anche una forma di riconoscimento di una guida del paese. Poi si può non condividere, ma c'è il riconoscimento. Quindi questo già dimostra che l'intuizione di Berlusconi non era legata solo alla persona Berlusconi. Concludo con una considerazione anche di carattere personale. Guardo un po' la sala, insomma, vale secondo Amedeo, ma io forse sono quello che per una serie di motivi ha frequentato di più personalmente Berlusconi. In particolare quando sono stato ministro del suo governo, proprio per la tipologia di quel dicastero, io ero una derivazione della Presidenza del Consiglio. Quindi ho passato quasi un anno, diciamo almeno tre giorni a settimana piene, con lui a lavorare. Quindi conosco anche la persona dal punto di vista, al di là di quella che poi è la rappresentazione di Berlusconi, uomo pubblico. Allora, io sono come noto craxiano, ho avuto tra i miei punti di riferimento Bettino Craxi, ho conosciuto bene, ho lavorato anche insieme, ho avuto modo di conoscere tra la Prima e la Seconda Repubblica tanti leader politici. Allora, Berlusconi aveva delle doti straordinarie di leadership e di senso, diciamo, del bene comune. Non voglio dire no, le parole un po' retoriche, il senso istituzionale dello Stato.
lo aveva anche molto praticamente. Era un grandissimo lavoratore. Devo dire, per una serie di motivi di scontro politico, no? Ci si è molto attardati più sulle distrazioni di Berlusconi che non sulla qualità dell'uomo di governo e del politico. Era uno straordinario lavoratore, molto efficace. Lui lavorava dalla mattina alla sera, tardi, ma aveva una grande capacità di produrre lavoro, ma tra l'altro non si costruisce un'azienda come quella che ha costruito lui, al di là della politica. Aveva questa grande capacità e vi dico la verità, io nel momento in cui ho visto Berlusconi più in difficoltà, in alcune decisioni, poi molte volte andava sull'intuito, Berlusconi a un certo punto era intuitivo e anche quelli che lo conoscevano meglio si fermavano, pur non condividendo, cioè questo è il momento che deve decidere lui. Perché aveva il genio, no? E quindi lui si affidava molto a questa sua capacità di intuito. Ma al di là di questo, lui aveva questo timore presente sempre, che ogni volta che bisognava fare una scelta, che era, non dico un ministro, un sottosegretario, ma molte volte anche alla gestione di grandi enti dello Stato, tutta la materia così delicata della parte militare dei servizi, dove il Presidente del Consiglio, quando deve prendere una decisione, hai timore di sbagliare, e questo era il momento in cui Berlusconi era più in dubbio, nel senso che lui non privilegiava, considerava il rapporto umano, perché era una persona che voleva conoscere le persone, quindi si fidava molto del suo intuito, mettiamola così, ma nello stesso tempo rendeva invece un po' meno rilevante l'aspetto della politica, cioè della sua parte politica. Un po' come invece i suoi partiti alleati gli chiedevano, perché poi i partiti alleati giustamente chiedevano delle risposte più sulla propria squadra. Ecco, lui su quello non faceva deroghe, rifletteva, faceva parlare tutti, perché era uno che è concavo e convesso, quindi non è che si metteva mai contro, voleva discutere, però alla fine decideva sempre lui. E mi ricordo una lontana nelle quali lui diceva: devo scegliere una persona, ho questi curricula, parte di loro li conosco. Il mio problema, ma questa persona sarà in grado in quel posto di risolvere i problemi? Guardate, questo è un elemento importante di garanzia per un uomo di governo, perché se hai questa testa rischi molto meno e per alcuni aspetti fai il bene comune. Questo Berlusconi ce l'aveva in ogni scelta che faceva. Poi è evidente che si può sbagliare nella scelta delle persone, questo mi pare inevitabile, però questo era il suo punto di partenza. E quindi gli aspetti politici sono stati sviscerati e credo che il Paese avrà la serenità di inquadrare politicamente Berlusconi come è giusto e merita di essere inquadrato, sia da chi lo ha criticato che da chi l'ha sostenuto, perché è bello anche questo aspetto, Antonio lo ricordava, ma lo diceva anche Gaetano, il sindaco prima, nel senso che questa dinamica ci deve sempre stare in un riconoscimento poi oggettivo, che è poi l'assenso della nostra nazione, del nostro paese, il riconoscimento delle parti politiche che si confronteranno. E quindi concludo veramente dicendo che quello che ci mancherà, almeno nel breve, poi le leadership veramente vengono sostituite, quello che ci mancherà l'uomo Berlusconi e la sua capacità di leadership e di guardare gli interessi del paese. Ringraziamo il governatore Stefano Caldoro, l'ex governatore, diamo la parola a Umberto Ranieri, già vice ministro degli esteri, attualmente direttore della rivista Civiltà Socialista. Ecco, bene, grazie. Io vorrei prima di tutto ringraziare Amedeo La Boccetta per l'invito a partecipare a questa discussione in coerenza con il convincimento che ispira le scelte, il lavoro politico di Amedeo, che sia importante che pur partendo da posizioni politico-culturali diverse si possa dialogare e discutere sui nodi di fondo della vicenda politica del Paese. Ma il Berlusconi politico e il suo movimento nacquero dal profondo della crisi in cui versava l'Italia agli inizi degli anni 90, quando si dissolse ciò che c'era prima, un intero sistema politico, e non compariva ancora nulla in grado di sostituirlo. Il berlusconismo è stato quindi un fenomeno storico-politico, una vicenda complessa. Il suo affermarsi, il suo declino si spiegano riflettendo su alcune cause di fondo. Il successo si realizza negli anni in cui si produce una rottura
nel sistema di valori riconosciuti, condivisi, accettati, che avevano retto la Prima Repubblica. Ciò accadde in parte per i mutamenti che si erano prodotti nella struttura del mondo con il crollo del comunismo, in parte perché molti degli elementi costitutivi di quel sistema di valori non reggevano più. Occorre ricordare che la conquista della scena al movimento di Berlusconi fu in qualche misura favorita anche dal venir meno dalle debolezze di una sinistra che faticò a fare i conti con le conseguenze della rottura storica che si era prodotta nel 1989, a fare i conti con la nuova geografia sociale del paese, con l'irrompere di una nuova classe media e con la domanda di modernizzazione diffusa nell'Italia di quegli anni. Il Cavaliere comparve all'orizzonte per riempire un vuoto, il vuoto che si era determinato al centro della società italiana con il crollo di partiti che erano stati il pilastro della Prima Repubblica. Gli eventi dei primi anni 90 apriranno infatti nello spazio pubblico italiano un vuoto politico enorme che il Cavaliere saprà occupare. Credo sia indiscutibile, è stato ricordato, in quel momento l'abilità politica della operazione condotta da Berlusconi, ricondurre in una logica di governo due forze che per ragioni storico-politiche diverse erano fuori dal quadro costituzionale, la destra che proveniva dal movimento sociale e la durezza barbarica della Lega di Bossi. In quel preciso momento la proposta di Berlusconi apparve ragionevole e vinse. Fu un momento chiave della vicenda politica del paese, perché, è stato detto, prendeva corpo lo schieramento alternativo alla sinistra, il fattore essenziale per l'avvio di una democrazia dell'alternanza. Sarà Berlusconi stesso a rivendicarlo nel 2005 in un suo intervento, affermando che il principale risultato della sua storia politica sarà ricordato come l'avvio del bipolarismo. Un bipolarismo certo stentato, qualcuno lo definiva sgangherato, ma comunque un passo decisivo in quella direzione era stato compiuto. La verità è che Berlusconi non fu mai sensibile alla tematica delle istituzioni, del loro cambiamento, della costruzione delle condizioni istituzionali dell'alternativa. Per Berlusconi il problema di fondo è chi comanda, non come controllare chiunque comandi, cuore del pensiero liberale. Con il trascorrere degli anni, io credo emerga la debolezza dell'azione di governo del centrodestra di Berlusconi e la impossibilità di corrispondere alle speranze di cambiamento che si erano orientate verso le coalizioni guidate da Berlusconi. Berlusconi non c'è più, c'è da riflettere sulla sua eredità. Si può parlare di impatto diseducativo di Berlusconi? Si pensi alla retorica antitasse, che se non si congiunge con un reale e consistente abbattimento della pressione fiscale, può finire per trasformarsi in un'apologia dell'evasione. Si dimostrerà vitale l'eredità del Cavaliere? È ancora tutto da vedere. L'esaurimento del berlusconismo, sbaglierò, ma mi chiedo se non abbia lasciato gli italiani ancora più scettici e delusi. Forse ha confermato la convinzione degli italiani, una convinzione secolare, che per difendersi dallo Stato
in Italia sia necessario battere vie private e non pubbliche. Ho concluso, la ricerca per intendere il fenomeno Berlusconi proseguirà. Ci si interrogherà ancora sul perché milioni di italiani, malgrado le polemiche, le gaffe, i processi, lo sostennero. Ci si interrogherà su da quale fragilità della storia italiana sia scaturito il fenomeno Berlusconi. Ci si interrogherà sul rapporto instaurato con gli italiani. Per Berlusconi gli italiani non erano un popolo da raddrizzare ed educare, come sostennero forze di ispirazione azionista e di sinistra. Per Berlusconi, così sostenne, gli italiani vanno benissimo così come sono. Noi continueremo, e Amedeo tornerà a invitarci a discutere, continueremo a riflettere sull'esperienza di Berlusconi, sul berlusconismo, sulla storia politica italiana degli anni in cui Berlusconi ha assolto un ruolo cruciale nella sua vicenda politica. Continueremo a farlo e mi auguro che si possa continuare a farlo anche tra forze che muovono da ispirazione e convincimenti politici e culturali diversi, ma sempre disponibili, aperti a intendere, a comprendere e a dialogare. Grazie Amedeo, grazie a tutti voi. Ringraziamo Umberto Ranieri, diamo ora la parola a Sergio Silvestris, già europarlamentare del PDL e ideatore di un festival del libro bellissimo su Bisceglie. L'abbiamo fatta. Grazie di cuore ad Amedeo La Boccetta per avermi invitato a questo incontro e anche per averlo promosso, grazie al sindaco per aver concesso questa meravigliosa sala in cui lo teniamo. Porterò un piccolo contributo ad una riflessione che non si esaurisce stasera, l'ha detto Amedeo e ha fatto bene a chiarirlo. Che è fatto di ricordi e di riflessioni, ma che parte da una premessa: non eravamo pronti alla morte di Berlusconi. Non lo era nessuno, non solo per le sue battute sui 120 anni che Don Verzelli aveva garantito, ma anche perché il suo stile, che era fatto di continuo apparire e scomparire, scomparire dalla scena mediatica per poi ricomparire alla vigilia di ogni vicenda elettorale con un suo presenzialismo televisivo, ritirare sui sondaggi del suo movimento e della coalizione, vedeva anche queste sue continue frequentazioni del San Raffaele quasi come un movimento in continuità con quella sua strategia di comunicazione. Ricordiamo che qualche anno fa, lo ricorderà Mario Landolfi, insomma, c'era un uveite che compariva contestualmente ad alcuni processi giudiziari, quindi non si capiva quanto reale fosse questa vicenda e nessuno di noi probabilmente era pronto ad immaginare la morte di Berlusconi ed era pronto quindi a compiere un ragionamento di ricordo o di commemorazione. Che cosa è successo a partire dal suo funerale? Quello che è successo in tutta la sua vicenda politica, cioè almeno tre categorie di riflessioni: quella dei laudatores, quella dei detrattori e quella, diciamo, di chi era al centro e dava giudizi un po' più tranquilli. Sul funerale, come su tutta la vicenda politica di Berlusconi, i laudatores pronti ad esaltare un funerale di Stato tanto partecipato, i detrattori a contestare quel momento di ricordo e chi era al centro a narrarlo. Ma un po' tutta la vita di Berlusconi, la vita politica di Berlusconi, la sua esperienza, è stata segnata da queste tre categorie di commenti e di commentatori. Un dato però oggi inizia ad emergere ed è il merito di Amedeo quello di aver, come dire, promosso la prima occasione in cui emerge l'eccezionalità di una figura che ha saputo interpretare un momento della storia d'Italia portando che cosa? Una grandissima, una fortissima carica di innovazione, non a se stesso, non al proprio movimento, ma all'intero settore di cui si è interessato. Berlusconi imprenditore non ha cambiato con Milano 2, con un nuovo modello di città, con una nuova organizzazione del modello edilizio e anche del modo di costruire
la sua esperienza, ha cambiato il sistema imprenditoriale italiano, ha cambiato il modo di fare impresa, perché è andato oltre quelle che erano le grandi famiglie imprenditoriali d'Italia, che erano quelle degli Agnelli, dei De Benedetti, dei Della Valle, ha fatto capire che un modo dinamico, nuovo, diverso, no, la parola innovazione nell'impresa italiana e nel modo di concepire l'impresa italiana non c'era prima di Berlusconi. Startup, la prima startup d'Italia è stato Berlusconi, che ha fatto capire al mondo delle imprese, al sistema imprenditoriale e finanziario, che un'idea nuova poteva diventare un'idea stabile, solida e di successo, sfidando anche quelle che erano le famiglie storiche che facevano impresa e finanza in Italia. Lo ha fatto nello sport, non ha innovato la storia del Milan, ha cambiato la storia dello sport calcistico italiano, e lo ha fatto portando il modello Milan con Sacchi nella nazionale. Lo ha fatto nella editoria, dove non ha inventato un nuovo modello di televisione e di comunicazione, ma ha trasformato tutta la televisione e la comunicazione italiana. La RAI è cambiata con l'avvento delle reti Mediaset, non è stata una novità Mediaset, ha determinato un cambiamento nel palinsesto, nella programmazione, nell'idea delle trasmissioni della RAI e nell'emittenza privata. Cioè, il cambiamento Berlusconi non l'ha portato nel suo settore, nel suo mondo, nel suo prodotto, ma ha trasformato interamente tutti i settori della società di cui si è occupato. Ed è stato così anche nella politica, dove Berlusconi non ha portato un nuovo modello di partito, ma ha cambiato la storia dei partiti, il modello organizzativo, la modalità di ricerca del consenso, l'idea di strutturare un polo. Mario Landolfi ha fatto un ragionamento eccezionale su come il bipolarismo abbia tenuto. Ma un dato è certo, Berlusconi è il primo che ha introdotto un'idea nuova, quella cioè che non fosse necessario costruire un consenso, ma fosse necessario costruire un'alleanza, che è una cosa ben diversa. Lui le elezioni del 94 non le ha vinte immaginando un partito che avesse la maggioranza assoluta, ma costruendo un consenso, costruendo un'alleanza, prima di tutto un partito alleabile, e poi costruendo un'alleanza qualche mese prima, qualche settimana prima di quel marzo 94 impensabile, che fosse maggioritaria. Chi gli dette questi suggerimenti? Fu Giuliano Urbani, che si studiò la legge elettorale e andò a spiegare prima a Bossi, poi a Martinazzoli, che non bisognava prendere la maggioranza dei voti, ma bisognava prendere una maggioranza alternativa alla sinistra nella maggioranza dei collegi. E quindi, tolta l'Emilia Romagna, l'Umbria, la Toscana e una parte delle Marche, bisognava mettere insieme tutte le forze non comuniste nel resto dei collegi. E chi lo faceva diventava il Presidente del Consiglio. Berlusconi non, te lo ricordi Mario, Berlusconi non andò subito a fondare un partito, ma tentò di mettere insieme quelle forze moderate che all'epoca esistevano. Vi ricordate che a novembre del 93 ci fu l'accordo tra Bossi e Martinazzoli, con Maroni che uscì e lesse il documento: l'Italia è una e indivisibile. Poi Bossi tirò subito la retromarcia. Lì Berlusconi capì che o faceva lui qualcosa in prima persona o non si riusciva. Nel suo giro di pellegrinaggio tra i leader, tra gli imprenditori moderati italiani, Urbani, prima di andare da Berlusconi, andò da Agnelli, e Agnelli disse: è un ottimo ragionamento, ma ne ha parlato con Berlusconi? Perché anche lo stesso Agnelli capì che se il ragionamento teneva ci voleva un imprenditore che non poteva essere lui uno libero, dinamico, spregiudicato, forte, foriero di grande cambiamento, che si assumesse la paternità dell'iniziativa mettendosi la faccia. E anche le vecchie famiglie del capitalismo italiano capivano che l'unico che poteva farlo era Berlusconi. Lui che cosa fece? Mise insieme la Lega e il Movimento Sociale Italiano, che nel 94 non era ancora Alleanza Nazionale. Noi ci presentammo col simbolo di AN, ma il congresso fondativo fu a dicembre del 95, quello di Fiuggi, a gennaio, scusami, del 95, quello di Fiuggi. Lui mise insieme la Lega e il Movimento Sociale, cioè una forza antistatale, antimeridionale, secessionista all'epoca, e una forza patriottarda, statalista, posso dirlo, forse anche un po' vetrofascista. Li riuscì a mettere insieme con un'alleanza variabile, perché lui fece l'alleanza con la Lega al Nord e l'alleanza con Alleanza Nazionale al Sud. Cioè, Alleanza Nazionale nei collegi del Nord aveva candidati alternativi a quelli dell'alleanza, cioè una roba che solo Berlusconi poteva immaginare. E allora la eccezionalità di questa persona sta in questo fatto:
nell'aver prodotto grandi cambiamenti non a ciò che lui ha portato, ma all'intero settore di cui si è occupato, di aver cambiato la storia del calcio, la storia dell'impresa che era legata all'impresa e alla finanza a poche famiglie, oggi è vitalità, energia, innovazione, start-up, di aver cambiato la storia del calcio, quella dell'editoria, quella della comunicazione e quella della politica. Non so se sono 6 minuti, ma concludo. A questo elemento di forte capacità di improntare un cambiamento a tutto ciò di cui si occupava, anche a quello che era fuori da lui, oggi dobbiamo rispondere leggendo la storia e leggendo chi è stato protagonista della storia di questo paese nelle diverse stagioni. Chi sono stati, Mario, i 3 più grandi protagonisti della storia d'Italia tra le 2 guerre? Mussolini, il re, Gramsci, e nel dopoguerra lo sono stati sicuramente Einaudi, il primo presidente, e con lui lo sono stati De Gasperi e Togliatti, che ha con l'indulto, con la legge sull'amnistia ha rimesso un po' insieme i pezzi di un paese sgangherato. Nella prima repubblica i 3 grandi protagonisti della storia politica e istituzionale del paese, chi sono stati? Moro, Andreotti, Craxi. Nella seconda repubblica, dal 94 in poi, i 3 più grandi protagonisti della storia del paese, che sono stati Berlusconi. È un dato di fatto. Possiamo immaginare di associare qualcuno alla storia che dal 94 ad oggi ha visto la politica del paese animarsi? Possiamo pensare che qualcuno diversamente da Berlusconi non sia stato? Berlusconi dal 94 al 2017, al 2022, escluso al 2018, via, è stato l'unico sempre candidato alla presidenza del Consiglio. Qualcuno ricorda i nomi di tutti quelli che sono stati candidati nel campo suo avverso? Si è candidato Veltroni, si è candidato Rutelli, si è candidato Prodi, solo Prodi saltalmente, gli altri ci siamo scordati. Certo, dal 94 al 2018 Berlusconi è sempre stato candidato, vincendo e perdendo, ma è sempre stato determinante nella vita politica e istituzionale del paese. Allora, concludo. Ha portato una grande innovazione a tutto ciò di cui si è occupato, cambiandone la storia, cambiando così la storia di un paese, la storia del giornalismo, la storia della emittenza, della comunicazione, della politica, dello sport, del calcio, del fare impresa. E lo ha fatto di ciò beneficiando sia i suoi amici che i suoi avversari. Tanti che dal bipolarismo hanno tratto un vantaggio elettorale e politico, anche dall'altra parte lo hanno fatto grazie all'intuizione di Berlusconi. E tanti nel giornalismo. Pensate cosa sarebbero stati Santoro, Travaglio e Gomez senza Berlusconi. Cioè, Santoro stava a condurre Linea Notte, Travaglio al Meteo o al TG5, e Gomez qualcun altro dei suoi detrattori storici a Uomini e Donne, che non ci sarebbe neanche stata senza Berlusconi. Ha dato un'impronta di cambiamento che ha aperto una stagione di cui hanno beneficiato tutti, sostenitori e detrattori. Allora, a lui questo grande merito, e a chi come me ha avuto il piacere di incrociarlo, anche se non come Stefano, solo per poche e brevi occasioni, il piacere della consapevolezza di aver incrociato il pezzo più importante della storia politica e istituzionale degli ultimi 30 anni di questo nostro paese. Grazie a voi per l'attenzione. Ringraziamo Sergio Silvestri, cediamo la parola a Claudio Velardi, fondatore del Primo Riformista. Sì, io quando fondammo il Riformista con Antonio Polito, al secondo piano di Palazzo Grazioli, io il mio ufficio ce l'avevo al quinto piano di Palazzo Grazioli, in una bella terrazza, e con me lavoravano tante belle ragazze. Questo me lo diceva Berlusconi quando ci incontravamo, l'ascensore si fermava al secondo piano, lui mi diceva sempre: Velardi, ma com'è possibile, lei che è comunista, con tutte queste belle ragazze? Dicevo: Presidente, che vuole fare? Una volta riuscii a trascinarmelo al quinto piano di Palazzo Grazioli, disse: le devo fare vedere una cosa, mi piace vedere un'enorme gigantografia di Lenin il giorno, diciamo, dell'assalto dell'ottobre,
che lui guardò con un certo interesse, ma insomma era molto più interessato invece a tutte le ragazze che lavoravano con me. E in tante circostanze l'abbiamo visto, questo è un episodio già raccontato, perché non ho da dire grandi cose, diciamo, più sistemiche, come hanno fatto quelli che hanno parlato prima di me. A proposito della fondazione del Riformista, quando andammo con Antonio a trovarlo al secondo piano per raccontargli di questa nuova iniziativa editoriale, lui ci trascinò lungo tutto quanto l'appartamento del secondo piano. Prima ci fece vedere il lettone di Putin, e il lettone di Putin ce lo fece vedere perché volle portarci nella stanza da bagno del suo appartamento, dove dietro la porta lui ci aveva incollato, attaccato il famoso contratto con gli italiani fatto da Bruno Vespa, cioè numeri di varietà, diciamo, che solo con lui era possibile realizzare e che facevano la straordinarietà di quest'uomo, che per me, per il mestiere che faccio, è sempre stato prima di tutto un grandissimo comunicatore. Il resto, diciamo, mi interessava in misura minore. Due o tre considerazioni davvero, spero, sintetiche sulle cose che sono state dette, molto interessanti. La prima riguarda l'arrivo di Berlusconi. Per me la sintesi è quella che diceva in partenza Gigi Vicinanza, e cioè Berlusconi ha rappresentato la TV a colori versus la TV bianco e nero. Poi naturalmente ci sono tutte le ragioni politiche e strategiche che facevano capo alla crisi della prima Repubblica, la Tangentopoli e tutto quanto il resto appresso, ma al fondo Berlusconi rappresentava un'Italia contemporanea contrapposta ad un'Italia antica, conservatrice, che era rappresentata dalla sinistra. Questa è proprio l'essenza. Anche tutte quante le operazioni politiche ardite che riuscirono a Berlusconi, mettere insieme l'Alleanza Nazionale, riuscirono per questo, perché al fondo gli italiani non intendevano affidarsi alla sinistra, che non era maggioranza allora, così come non è maggioranza oggi, e aveva un'impostazione, una visione dell'Italia che era profondamente vecchia, profondamente datata. Quindi per me la ragione fondamentale sta lì: Berlusconi ha dato rappresentanza ad un'Italia che non ce l'ha, ha svelato un'Italia moderna, contemporanea, che il sistema politico non voleva vedere. E io che all'epoca, io dentro quella sinistra ci stavo, certo, tanti mal di pancia eccetera, ma voi non avete idea, qualcuno qua davanti a me pure se lo ricorda, perché anche lui poi a mezza bocca lo diceva, quante volte noi dicevamo, certo, Berlusconi su questo e su quell'altro c'ha ragione, però un po' non si può dire, un po' altrimenti il nostro popolo chi lo sa che cosa, come protesta, ma a mezza bocca tante volte, o no, Antò? Ce lo dicevamo, diciamo la verità. Secondo punto che vorrei mettere in evidenza, questa mattina, forse era il caso di citarla, il Corriere della Sera di stamattina, c'è un editoriale di Paolo Mieli e un'intervista a Violante che sono tutte e due molto belle, e Mieli e Violante erano considerati, sono stati, questo poi vedremo, diciamo, sarebbe bisogno di un'analisi più attenta, i due protagonisti del golpe mediatico giudiziario contro cui Berlusconi si rivoltò. E questa è la sostanza, no? Cioè erano loro due, Mieli certissimamente, perché il Corriere della Sera era l'alfiere di tutta quanta la campagna di Mani Pulite, e poi dopo l'estate della casta eccetera, anche Violante, che poi in questi anni ha maturato profondamente delle posizioni diverse, fino all'intervista di oggi che a me è sembrata molto molto, molto significativa. Però appunto i due protagonisti dell'offensiva di Mani Pulite, va bene, che portò poi all'arrivo di Berlusconi, oggi in buona sostanza dicono, beh, l'abbiamo fatta grossa, insomma, e bisogna cambiare strada e bisogna fare la riforma della giustizia. Qui veniamo al terzo punto che volevo mettere un attimo in evidenza.
Perché della grandezza di Berlusconi è inutile che stiamo a dire, sì, insomma è del tutto evidente. Il problema è che delle tre paroline che Amedeo mette lì in testa alla, nella cosa, nell'invito, cioè leadership, potere e popolo, quello che è mancato a Berlusconi è il punto del potere, perché è sul potere, parlo del potere pubblico, è sul potere pubblico che Berlusconi non ce la fa. Perché quando va, non parliamo della prima stagione 94-95, insomma esperienze da neofita, ma quando lui va con una solidissima maggioranza, Stefano, 2001-2006, e non riesce a cavare un ragno dal buco, non riesce a fare una riforma che sia una, e non riesce a fare la riforma della giustizia, sì, fa onna, d'accordo, va bene, e poi il giorno dopo c'è Noemi, ma quella legislatura, per scontri interni alla coalizione e così via, non ci dà niente sul fronte, quella è la grande occasione perduta di Berlusconi, perché Berlusconi in realtà poi sul piano della gestione del potere non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta lui, così come non ce l'hanno fatta alcuni altri che hanno inteso riformare questo paese. Non fatelo dire a me, io sono tifoso di uno che mo c'ha lo 03, lo 04, non lo so quanto c'ha, ma anche lui ha tentato con un referendum che poi nel 2016 è andato maluccio, ha tentato di riformare il paese. Allora, il punto, e vengo proprio alla conclusione del ragionamento e a questo bel convegno che Amedeo ha promosso, il punto non è tanto dire che cosa è stato Berlusconi, questo è chiaro, neppure a mio parere interrogarsi sull'eredità, perché non esiste eredità di Berlusconi, non esiste, al di là di quella di cui avremmo voluto essere, immagino tutti quanti partecipi, ma parliamo di un'altra eredità, diciamo così. No, l'eredità politica di Berlusconi non c'è, con la morte di Berlusconi si chiude appunto una stagione, che è la Seconda Repubblica, che è questo trentennio. Restano irrisolti i nodi relativi alle riforme di struttura da fare in questo paese, a partire da quella della giustizia e tutte quante le altre. La riforma della giustizia è in campo, perché è in campo, e ha ragione Paolo Mieli stamattina a dire: beh Nordio, ma che aspetti? Che aspetti a mettere il piede sull'acceleratore? Le altre riforme sono sempre necessarie e abbiamo oggi una leadership che ha i voti, il consenso per mandarla avanti, perché non c'è niente da fare in questa situazione in cui dal punto di vista istituzionale le cose sono messe male, perché sì, esiste un bipolarismo di facciata, ma in realtà il bipolarismo si fonda su un conflitto interno ai poli che mette sempre in discussione gli assetti dall'interno e non, diciamo, non è mai lo schieramento contrapposto, diciamo, a mettere in discussione gli assetti di governo. In questa condizione o una leadership forte riesce ad aggregare quante più forze possibili per fare un qualche straccio di riforma in questo paese, oppure staremo punto e da capo, e tra qualche anno, temo purtroppo, dovremo dire: beh, anche Giorgia Meloni non ce l'ha fatta. Perché non ce la fanno i leader? E concludo. Perché non ce la fanno i leader a fare le riforme? Perché i tifosi, le curve dei loro schieramenti glielo impediscono. Io sono certissimo che oggi Giorgia Meloni vorrebbe liberarsi di tutti quanti i condizionamenti, perché Giorgia Meloni oggi sta lì, è statista, questo è il mestiere che fa, è capo del governo, quindi vuole fare lo statista, quindi capisce che deve fare le riforme, che deve realizzare, deve portare a casa dei risultati. Perché non li realizza ancora, e speriamo che invece questo avvenga? Perché i tifosi glielo impediscono. Le curve organizzate, coloro che stanno lì semplicemente per aspettare che faccia qualche passo falso, e certo non sarà la Schlein, diciamo, a fargli le passi falsi, ma solo dall'interno la Meloni potrà commettere degli errori e fare dei passi falsi, e solo dall'interno che quindi gli si impedirà, io spero di no, di fare le riforme. Allora, Amedeo, il compito nostro che stiamo qua a discutere, che le vorremmo queste riforme a partire da quella della giustizia, sarebbe quello di premere su tutte quante le curve di questo mondo, non dico per togliere la cittadina, per impedirgli di andare allo stadio, non esageriamo, ma diciamo di attenuare il tifo e di fare in modo che chiunque governi possa fare delle cose senza condizionamenti. Questo è tutto, questo è il compito che ti affidiamo, Amedeo. Hai detto niente. Ringraziamo Claudio Velardi, diamo adesso la parola a Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.
Beh, innanzitutto grazie ad Amedeo per aver organizzato questa iniziativa davvero importante. Credo che si possa dire, come sempre, Amedeo coglie il momento straordinario, perché l'occasione di discutere della figura di Berlusconi, credo che, mi permetto di immaginare, che non l'abbia voluta solo come commemorazione, come percorso di ricordo di una figura straordinaria che ha segnato la Seconda Repubblica di questo Paese, ma credo che sia stata anche l'occasione per riflettere sul percorso della politica. Io, dal mio piccolo, vorrei farlo dalla mia parte di campo, che è quella del centrodestra, partendo dalla considerazione che credo proprio il realismo, la concretezza di Berlusconi, anche l'ironia di Berlusconi, ci avrebbe consegnato, cioè il dato di fatto che oggi è accompagnato il Paese in una... sta accompagnando il Paese a questo governo, c'è un'occasione irripetibile anche dal punto di vista finanziario, insomma il centrodestra in questo momento, in questo Paese, ha un'occasione significativa e importante. Però io voglio guardare a casa mia, perché ho visto che più volte, anche nella sua introduzione, Amedeo coglieva il problema della politica campana, del centrodestra campano, e vorrei dire che questa occasione straordinaria che sta vivendo il centrodestra a livello nazionale, io non la riesco a ritrovare in Campania, non riesco a ritrovare qui quello slancio, perché dopo che abbiamo consegnato la regione a Vincenzo Di Luca e poi non siamo più riusciti a presentare percorsi autorevoli e figure autorevoli nelle elezioni che sono succedute, abbiamo assistito e stiamo assistendo ad una progressiva trasmigrazione di una classe dirigente, di donne e uomini che non si sono riconosciuti, non si stanno più riconoscendo nel centrodestra campano, nelle realtà territoriali, che non sono stati più interpretare, non riesco più a interpretare il senso di un'appartenenza, e in questa dimensione scelgono soluzioni di comodo o a volte si rifugiano nel civismo, che in un consesso così autorevole come questo ovviamente se ne coglie anche la dimensione non particolarmente positiva rispetto allo slancio che questa regione dovrebbe dare. E allora l'occasione è questa, e anche dirsi, io non credo che noi possiamo colpevolizzare coloro che non si sono ritrovati in questo centrodestra. Non possiamo dire che è tutta colpa loro. Credo che dobbiamo avere il coraggio di partire da una considerazione di carattere generale. Abbiamo probabilmente sbagliato perché non riusciamo più a parlare, non soltanto a larghe fette della popolazione del nostro territorio, ma non riusciamo a parlare neanche alla classe dirigente di questo territorio, alla classe politica che, nel paradosso di questo tempo, guarda con sospetto a dir poco rispetto a un governatore che è bugiardo e incompetente, però non riesce a vedere l'alternativa per la quale scegliere convintamente quello che ha scelto nelle elezioni politiche del 2022, quello che aveva scelto nel 2019, quello che ha scelto in ogni volta che si è immaginato un percorso diverso. Dunque, la scommessa, proprio partendo dall'insegnamento di Berlusconi, che è stata quella di guardare alla concretezza della politica, nel senso che della politica come strumento che deve intercettare il consenso in senso positivo dei cittadini, e sapere essere rappresentanza di quello che i cittadini si aspettano che sia il derivato dell'azione istituzionale di governo. La capacità di Berlusconi di mandare quei messaggi pratici e concreti è quella che noi dobbiamo recuperare. Non è più un problema di spot, ma è un problema anche di visione strategica, di parlare a un sistema produttivo, alle parti sociali, al mondo delle imprese, delle professioni, immaginando un percorso. Con un'altra opzione che è importante, che è dietro l'angolo, il rischio vero che noi abbiamo dalla nostra parte di campo è che, continuando così, rischiamo ancora di perpetrare un'immagine di vassallaggio del centrodestra campano rispetto al sistema nazionale, col risultato drammatico che rischiamo di aspettare soluzioni miracolistiche che ci vengano fornite all'ultimo minuto, in una condizione nella quale manca completamente la capacità di percepire i desideri e i bisogni autentici di questo territorio. La scommessa che credo che si debba mettere in campo è questa: se noi non siamo capaci di immaginare che cosa vogliamo per il governo del nostro territorio, se noi non sappiamo immaginare che cosa può essere attrattivo e aspettiamo che ci venga detto,
rischieremo di restare inermi, rischieremo di perpetrare questa operazione di arretramento, che non è soltanto un arretramento per il quale noi possiamo sentirci colpiti nella nostra dimensione intellettuale o magari del nostro orgoglio, ma è un arretramento che poi pagherà questo territorio ancora di più. E quindi rischiamo, di fronte a quanto sta accadendo, di consegnare un dato ineludibile. Ecco perché la scommessa di questo momento, che nasce con la scomparsa di Silvio Berlusconi, è una scommessa significativa e importante. Perché qui in Campania, più che altrove, c'è bisogno di cambiare passo dal nostro nato e di immaginare una visione strategica da consegnare noi al resto del paese, ai leader nazionali del centrodestra, a chi governa e al governo. Anche perché se non traiamo questa direzione e non indichiamo al governo la strada che serve a questo territorio, rischieremo di continuare a far arrivare da interpreti che non conoscono autenticamente ciò che qui è davvero necessario, dei segnali che poi vengono in qualche modo poi male utilizzati nel nostro contesto. E allora penso che questa riflessione di oggi debba servire a dire che, come Berlusconi fu capace di mettere in piedi una rivoluzione liberale e culturale straordinaria, immaginando di saper parlare agli italiani, credo che il centro-destra campano debba essere capace di parlare ai campani per parlare al resto del paese e parlare alla politica nazionale, facendo senza più pensare di accontentarsi di strapuntini individuali che danneggiano e mortificano una grande regione come questa, la principale capitale del Mezzogiorno, ma di immaginare finalmente di recuperare quel ruolo che ho sentito raccontare oggi di una Campania che era motore non soltanto del proprio territorio ma motore del paese e che ha avuto straordinari interpreti, ci sono anche in questa sala, di governo e di immagine al di là dei colori politici di questa terra, e credo sia giusto immaginare che chi ancora oggi crede nella politica lo debba fare. Grazie. Ringraziamo il capogruppo Nappi, diamo ora la parola al senatore Rastrelli. Sì, io vi ringrazio perché considero la vostra presenza nelle condizioni date una sorta di atto di eroismo. Un atto di eroismo però che è anche probabilmente un atto dovuto, per il quale dobbiamo essere grati a Polo Sud e ad Amedeo La Boccetta, perché a 30 giorni dalla scomparsa fisica dell'uomo Berlusconi era per noi tutti un dovere morale quello di operare una prima riflessione. Ed è chiaro che questa non è la sede di un panegirico, della riscrittura di un epitaffio o una semplice laudatio funebris. È chiaro che questo è e vuole essere un momento di alta politica, e lo è stato in funzione delle caratteristiche individuali di tutti i relatori, dello spessore degli interventi, che hanno tutti insieme dato profondo il senso di quanto complessa e strategica sia stata la persona fisica e la caratura politica di Silvio Berlusconi, che un uomo che ha attraversato 30 anni della vita politica del nostro paese e che ha una caratteristica per la quale ha fatto la storia. Badate, è stato il Presidente del Consiglio più longevo, immediatamente dopo Benito Mussolini e Giovanni Giolitti, ma parliamo dell'Italia post-risorgimentale, dell'Italia monarchica. È questa la misura della immedesimazione fisica che è riuscita a determinare Silvio Berlusconi tra Italia e popolo. E allora è vero, è troppo presto per un consuntivo che in qualche modo dia la misura della sua statura politica, però a mio avviso non è corretto dire che non vi è un'eredità. È certo, Berlusconi non ha lasciato eredi politici strettamente intesi, perché non li ha creati e perché in parte li ha fagocitati.
E non è vero e non è corretto ridurre una grandissima forza dell'identità di Forza Italia a una sorta di dimensione dinastica per cui c'era da attendersi una successione al trono. Ma se non vi è stata l'indicazione di eredi politici, Silvio Berlusconi ha lasciato una profonda eredità politica, che è paradossalmente ancora in nuce, nel senso che sarà ancora in grado di produrre degli sviluppi, perché l'uomo che prima di ogni altro, in un momento difficilissimo della storia repubblicana, è stato in grado di comprendere che andassero rappresentati in termini di identità, di coalizione, tutta una serie di sensibilità politiche che fossero alternative ad una sinistra che peraltro aveva smarrito ogni forma di identità. Allora l'azzardo e la misura dell'uomo è stata già ricordata. Quando si genera il meccanismo del 1994, la cosa che più denota la grandissima intuizione politica non fu soltanto federare una forza secessionista con una forza che faceva della vocazione nazionale la sua ragion d'essere, ma fu la capacità dell'alleanza variabile con una determinata forza politica al nord ed un'altra, il movimento sociale, insisto, non ancora alleanza nazionale, al sud, che erano forze, e Berlusconi lo capì prima di chiunque altro, che erano già mature per la prova di governo, soprattutto considerando che la stagione del movimento sociale, senza risalire ai tempi in cui già interpretava le funzioni del governo, aveva nelle immediate precedenze, nel 1993, già mietuto i primi successi amministrativi, vincendo le battaglie elettorali a Benevento, a Latina, a Chieti, conquistando grandi città. L'idea che ebbe Berlusconi, che quella ormai fosse già una destra pronta alla forza di governo e che andassero in qualche modo coinvolte le forze liberali, determinate forze riformiste, quel fortissimo elettorato cattolico ormai privo del riferimento della balena democristiana, che andassero federate in una opzione che l'Italia avrebbe determinato essere vincente e che, e qui si compie il miracolo, a 30 anni data è ancora la intuizione vincente, perché l'eredità politica, che è quella che in questo momento vede per la prima volta una donna orgogliosamente identitaria per la provenienza politica, interpretare un segnale di modernità nella gestione della sfida di governo che non ha precedenti nella storia. E allora la politica si è già in qualche modo, come sollecitava Amedeo La Boccetta, reimpadronita del suo ruolo, se è vero che finalmente, dopo la squallida parentesi tecnica o la vergognosa parentesi antisistema, c'è un fortissimo voto popolare che legittima un consenso che indica una strada che dovrà sicuramente passare attraverso una fortissima connotazione riformatrice. E io, che ho avuto il privilegio di vivere l'esperienza di Berlusconi non come Mario Landolfi, Umberto Ranieri, Claudio Velardi, Stefano Caldoro all'apice del potere, ma nella fase della regressione alla misura di uomo, perché io ho condiviso con lui questi ultimi mesi di legislatura al Senato, che sono stati gli ultimi mesi della sua vita, in cui era tornato
lui che sembrava, come ha scritto Veneziani, essere incompatibile con la morte, era tornato a una sua dimensione umana e si era reso conto nel dramma di questa dimensione umana che politicamente il suo tempo era già trascorso, che quello spazio che lui aveva individuato, addirittura vaticinato nel 1994, era di fatto diventato realtà ed era già in altre mani. Era nelle mani di Giorgia Meloni, era nelle mani non più di una coalizione di centrodestra, neppure di una coalizione di destra-centro, chiedo scusa e l'enfasi Presidente, neppure nella prospettiva di una destra che fagociti i propri alleati, ma semplicemente nella opzione di un fronte conservatore, sempre più trasversale, sempre più capace di riunire e sintetizzare le diverse sensibilità, che sarà la misura attraverso la quale avrà la possibilità di porre in essere le riforme di cui l'Italia ha bisogno. Ma se questa è la sintesi della mia riflessione, del mio contributo a questa splendida serata, a questo evento che ha arricchito ciascuno di noi, vuol dire che la vera eredità di Berlusconi è ancora in fieri e questa stagione di legislatura, che probabilmente, io ne sono convinto, è una stagione fondativa, rifondativa, che vedrà stabilizzare la stagione di governo, che la vedrà addirittura proiettare questa stagione di governo a livello europeo, se riusciremo da destra a coronare il vecchio sogno di isolare un socialismo perdente a livello europeo perché incapace di dare risposte alla sfida della complessità, e riusciremo a sintetizzare le anime popolare e conservatrice anche al Parlamento europeo, allora avremo finalmente un'Italia matura, un'Italia pronta a raccogliere le sfide della modernità, un'Italia degna dell'eredità di Silvio Berlusconi. Grazie. Ringraziamo il senatore Rastrelli e diamo ora la parola al direttore Augusto Minzolini, che è stato prima alla stampa, poi grande direttore del TG1 nell'epoca berlusconiana e oggi direttore del giornale. Sono arrivato qui dopo un'odissea che non vi dico, un po' ti dà l'idea, diciamo, che il paese poi un po' è rimasto fermo, però sono contento di essere arrivato perché purtroppo non ho sentito il dibattito precedente, però volevo dire due cose, perché si è molto parlato in questo mese della scomparsa di Berlusconi e ci sono due aspetti che un po' mi hanno colpito e che più rivolti al passato rispetto a al futuro, però che secondo me sono un po' il seme dell'insegnamento di Berlusconi. Il primo, ho sentito dire molto spesso nei dibattiti che ci sono stati innumerevoli, che Berlusconi o non era un politico o era un politico sui generis o era altro. Io credo invece che Berlusconi sia stato un politico, un grande politico, ma per tanti motivi e non solo perché ha cambiato e ha modernizzato, diciamo, l'interpretazione delle leadership dal punto di vista lessicale, dal punto di vista del costume, dal punto di vista dell'immagine, ma perché ha avuto il coraggio di interpretare fino in fondo la sua epoca. È un leader quello che riesce a interpretare l'epoca in cui vive. Perché dico questo? Perché lui scende in campo, malvolentieri, io c'ero all'epoca, posso testimoniarlo, quando di fatto c'è la fine, chiamiamola così, di una politica ideologica. Cade il muro di Berlino e quindi entriamo in una fase post-ideologica. E quello che lui riporta dalle esperienze che aveva avuto già in passato come imprenditore, come uomo di sport, come inventore della TV commerciale, è una forte dose di pragmatismo. Una forte dose di pragmatismo che lui coniuga con dei valori che aveva, nel senso che erano di parte della sua vita, cioè il liberale, cristiano, europeista, garantista.
Queste cose, questi aspetti qua, cosa fanno? Creano un personaggio che ha la possibilità, in un mondo che è ancora chiuso, voi immaginatevi il dibattito con Occhetto del 94, rigido rispetto alle proprie prese di posizione, alle prose, anche giustamente, diciamo, al proprio credo, perché poi queste cose contano in politica. Lui ha una maggiore elasticità e quindi crea delle cose, fa delle cose che sulla carta erano impossibili. Immaginate che lui in un momento così complicato riesce a mettere insieme tutti gli eredi, a quel punto erano gli esuli, di quei partiti che avevano governato durante la Prima Repubblica. E non era semplice, perché uno dei motivi per cui cadde la Prima Repubblica è per l'odio che c'era tra, non so, tra socialisti e democristiani. Andate a vedere, diciamo, l'elezione di Scalfaro, lo testimoniò. E secondo passaggio, riesce a fare un'operazione che sulla carta era impossibile, cioè prendere due forze tipo la Lega e tipo gli eredi dell'MSI di allora, che erano antagoniste, che erano, avevano posizioni estremamente diverse, e a metterle insieme in un meccanismo estremamente pragmatico con delle alleanze territoriali, cioè alleanza al nord con la Lega, alleanza al sud con Alleanza Nazionale. Allora, è chiaro che se tu riesci a fare un'operazione di questo tipo, tu crei già un modo diverso di vedere la politica, un modo diverso che ti porta a superare delle barriere che avevano fatto, creato quel meccanismo che aveva regolato la politica italiana da una parte e dall'altra durante, diciamo, la Prima Repubblica, e che avevano di fatto creato le condizioni per cui soltanto un segmento dell'intero arco politico del paese era, gli era stato possibile, data la possibilità di governare. In questa operazione io credo che lui ha di fatto creato un atteggiamento e un approccio alla politica che poi ritroviamo anche ai nostri giorni, perché quando si parla del pragmatismo di Draghi o quando si parla del pragmatismo della Meloni, nel senso, è un modo, perché se tu non hai questo atteggiamento aperto, disponibile alla novità, alla modernizzazione e anche la capacità di rimetterti in discussione pezzi anche della tua identità, è chiaro che da questo punto di vista tu sei fermo e non riesci a interpretare il mondo che cambia. In più, cosa che secondo me è fondamentale nel capire Berlusconi, quel pragmatismo ovviamente si sposa in una logica per cui il governo, il fare, diventa più importante addirittura delle posizioni di partito. Nella schema di Berlusconi il governo era la cosa principale, era il punto su cui, quando molto spesso parlava di teatrino della politica e via dicendo, quello che lui non comprendeva è molto spesso che invece di vedere quello che tu dovevi fare, non so, sul fisco, sulla giustizia e via dicendo, era sostituito da dispute ideologiche che proprio non facevano parte della sua personalità, di quello che era. Questo porta a dirmi però un'altra cosa, che secondo me è quando tu parli del pragmatismo, quando tu parli del governo, è chiaro che una posizione di questo tipo, un approccio di questo tipo alla politica, fa venir meno quello che io credo sia stata la critica più ingiusta e più ingenerosa nei suoi confronti, quello di essere stato divisivo. Berlusconi non è stato divisivo, o meglio, è stato divisivo quanto lo sono stati tutti i leader delle coalizioni che si sono succedute. Cioè è stato divisivo lui, come poteva essere divisivo Prodi, come poteva essere Veltroni, come poteva essere altri. E probabilmente quello che è mancato a questa classe dirigente è la capacità di riconoscersi, di legittimarsi. Se si fossero legittimati probabilmente noi avremmo già ora, o avremmo avuto prima, un bipolarismo maturo. Questo tipo di dibattito l'avremmo fatto 10 anni fa e probabilmente con maggiore obiettività. Allora, quindi c'è, e perché non è stato divisivo? Perché io dico quello? Perché poi noi andiamo a vedere le cose, diciamo, del personaggio. Il personaggio è uno che in questi 30 anni molto spesso ha garantito il governo anche non essendoci. Immaginate, cioè, nel 94 una persona che scende in campo, di fatto viene fatta fuori dal punto di vista giudiziario, ma contemporaneamente il momento che si crea una cosa che avrebbe fatto incazzare un po' tutti, scusate l'espressione, accetta l'idea che un altro, il suo ministro degli esteri, il ministro del tesoro, se non mi ricordo, Dini, faccia il presidente del consiglio, e lo accetta e si arrabbia soltanto quando poi Scalfaro, ve lo ricordate, comincia a giocare col calendario su quando fare elezioni o meno. Ma vado soprattutto negli ultimi 10 anni. Beh,
io voglio vedere chi è quel politico che il momento in cui viene messo in discussione, viene messo di fatto quasi perseguitato, nel 2011 cacciato da Palazzo Chigi in quella maniera, quando il problema era un po' di tutti ed era un problema, una crisi economica generale, beh, accetta di dare la possibilità al paese in un momento difficile di non andare alle elezioni, ma di prendersi, e quindi cioè anche lui subire per alcuni versi, il governo Monti. Cioè lì, se lo fai, devi avere qualcosa dentro che è diverso, diciamo, da quello che ha un qualunque leader di partito. La seconda cosa, secondo passaggio, ci sono le elezioni e che cosa abbiamo? Non vince nessuno e lui accetta il governo Letta, di far parte del governo Letta, sempre per garantire la governabilità. Subito dopo, malgrado sia cacciato via dal Senato per una cosa, poi ne parlerò se ho tempo, per una condanna secondo me fuori dal mondo, ma a parte questo, lui accetta a quel punto di andare avanti nella legislatura e comincia a dialogare con quello successivo, cioè con chi? Con Renzi, il patto del Nazareno. Andiamo avanti, mica finta qui. Probabilmente il governo di Gentiloni non avrebbe neanche avuto più di 3 mesi, 4 mesi di vita se non ci fosse stato un atteggiamento, chiamiamolo, benevolo da parte di Berlusconi. Ma non è finita ancora, sempre per parlare di personaggio divisivo. Ci sono le elezioni, non esce, nessuno dei due poli tradizionali vince e lui accetta che uno dei suoi alleati, cioè Salvini, faccia il governo con quelli che erano i suoi avversari più agguerriti, cioè gli altri, quelli che erano i nemici in quel caso, perché loro si comportavano come nemici, cioè con i grillini, sempre per garantire la governabilità. Ancora, chi è che apre la strada al governo Draghi? Berlusconi. Allora, quando io sento parlare di Berlusconi come un personaggio divisivo, beh, io penso che ci metto tutto, poi oltretutto io penso, ormai stiamo parlando in sede storica, però c'è un elemento di disonestà intellettuale, perché cioè non vedere queste cose, soprattutto perché non è che quando tu prendi una linea politica di questo tipo non ti costa nulla. Il motivo per cui Forza Italia era partita non so da quando e adesso sta al 7-8% nasce dal fatto che il momento che tu di fatto accetti di tenere in piedi un governo che non è il tuo consenso scema, ma è naturale. E allora, quindi tutto quello che è stato detto su di lui e soprattutto quello che è stato detto nell'ultimo anno, poi sulla vicenda del Quirinale via dicendo, io l'ho trovato ingiusto e ingeneroso, perché tu puoi dire non mi piaci, non mi fido, ma non puoi dire che è divisivo, perché è una cosa che veramente va contro la storia. Torniamo sul divisivo, dico l'ultima cosa sulla giustizia, non so se l'avete affrontato, però io dico, da questo punto di vista, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma voglio vedere quel politico che passa 30 anni della sua vita a doversi difendere nei tribunali del paese. E non è che questo elemento, questo è determinato da una ragione, diciamo, che non ha una spiegazione politica. Lui è sempre stato convinto, io me lo ricordo, me l'ha detto pochi giorni prima di morire, che questa persecuzione nasce dal fatto che ci fu un risentimento, ma non tanto dalla politica, ma da pezzi di società che subirono la sconfitta del 94, quando pensavano di avere in mano il paese, come una sorta di sgarbo, di ingiustizia. E da lì nasce una sorta di risentimento che va avanti per 30 anni. E uno lo valuta, perché poi vai a vedere il 94, allora il 94 c'è quella, poi dici quando, vedo che c'è qualche magistrato che se la prende quando dice che ci sono delle iniziative che poi hanno condizionato la storia di questo paese, ma nel 94 c'è un avviso di garanzia che arriva esattamente in questa città durante la conferenza. Durante la conferenza sulla criminalità, cioè quindi un palco internazionale, tu ti ritrovi così con un'accusa che poi francamente finisce nelle cronache, perché poi alla fine non si sa neanche più com'è finita, però la vicenda crea e innesca il meccanismo che ha portato alla fine del governo, del primo governo Berlusconi. Altra vicenda, non so quanti sono stati tutti i processi, lo diceva, ma io non me lo ricordo. Lui ha avuto in realtà una sola condanna. Andiamo a vedere quella condanna. Quella condanna è per frode fiscale, va bene.
diciamo che su 56 milioni di tasse pagate, 5 non ha pagato, è come se per caso devi pagare 3.000 euro di tasse e non ne paghi 300. E quindi, ma io su questo non entro. Però la cosa che mi colpisce è che in questo paese in cui tutti dovrebbero essere uguali, via dicendo, per la stessa vicenda per cui Berlusconi è condannato e di fatto viene decade da senatore, quindi di fatto è messo davanti al pubblico ludibrio, diciamoci la verità, lui che era solo azionista di quella società viene condannato, chi aveva invece incarichi all'interno di quella società, incarichi sociali, cioè il presidente e l'amministratore delegato, nella persona di Fedele Confalonieri e del figlio Pier Silvio, vengono assolti. Allora, comprendete che se una persona normale che viene qui, un extraterrestre che scende sulla Terra, dice io non capisco di che stiamo parlando, no? Eppure l'unica differenza che c'era tra Berlusconi e gli amministratori di quella società è che Berlusconi era in politica e gli altri no. Questo ti dà l'idea, diciamo, di quanto, posso dirlo? Perché di fatto ha sofferto quel personaggio. Perché è un personaggio che nella sua testa, quando parlava di concavo e convesso, lo diceva seriamente. Cioè, l'idea di avere, che ti posso dire, un rancore o comunque di essere odiato e di non essere amato, era una cosa che proprio non comprendeva, tanto per dire. Immaginatevi 30 anni fatti in questa maniera. E io credo che alla fine ci ha lasciato due cose. Primo, il pragmatismo, che noi lo vedremo, perché se vuoi fare il partito conservatore mettendo insieme popolari e conservatori devi essere molto pragmatico e devi avere pure il coraggio di dire su questa cosa ci ripenso o comunque diciamo attualizzo il mio pensiero, ma da una parte e dall'altra, tanto per essere chiari. E è un'altra cosa, perché lo vediamo in questi giorni, è la giustizia. Cioè, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma chiunque in questo paese ha tentato di riformare la giustizia, in un modo o nell'altro ha avuto i suoi guai, tutti, nessuno escluso. Le ha avuti pure Mastella quando era nel governo Prodi, tanto per essere chiari. Quindi, ed è un problema grosso, perché purtroppo, ed è quando nasce Berlusconi nasce esattamente quando finisce la Prima Repubblica, però nel meccanismo della Prima Repubblica si crea un grosso vulnus, cioè viene messo in discussione l'equilibrio tra i poteri, c'è un potere che si allarga, ma avviene molto spesso quando si sente forte, e un altro che si restringe. Finché non torneremo ad avere un equilibrio vero, noi creeremo le condizioni per cui nessun governo riuscirà a fare la politica che vuole, sia di destra o di sinistra. Forse sono stato abbastanza chiaro e diretto, però parto dal presupposto che quando un personaggio come Berlusconi, ormai tu lo giudichi in sede storica, meglio parlare il linguaggio della verità che non quello dell'ipocrisia. Grazie. Ringraziamo Augusto Minzolini. Prima di passare la parola a Lina Lucci, volevo anche ringraziare Amedeo La Boccetta per avermi consentito di moderare questo dibattito. Io sono particolarmente grata a Silvio Berlusconi di avermi concesso di seguire 5 ministri e 3 capigruppo, per cui la figura di Berlusconi si associa, dal mio punto di vista, a una figura molto pragmatica che guardava al merito e alla competenza ed era totalmente distante da qualsiasi ideologismo, per cui io gli sono particolarmente grata. Passo la parola a Lina Lucci, esperta di problematiche del lavoro e tematiche sindacali. Buonasera, grazie ovviamente al Presidente di Polo Sud per avermi invitata a questa bella iniziativa, voglio ringraziare quanti di voi ancora resistono in sala e voglio ringraziare anche quelli che ci stanno guardando in diretta streaming da remoto.
Che dire di questa iniziativa? Intanto l'onere di chiudere non è un onere da poco, ma io applaudo a questa iniziativa di Polo Sud e vi dico subito il perché. Io non parlerò di Silvio Berlusconi, non solo perché lo hanno fatto meglio di me gli autorevoli relatori che mi hanno preceduto, ma perché credo che il fatto che negli ultimi 30 anni ci sia stata una figura polarizzante della politica e che si chiami Silvio Berlusconi è un fatto, piaccia o no bisogna prenderne atto, e che abbia avuto un peso, come è stato già detto, come leader politico, come imprenditore, come uomo dello spettacolo, è un fatto, punto. Io sono invece interessata alle due provocazioni che ha fatto nella sua introduzione il presidente La Boccetta, quando nell'introdurre i lavori di questa giornata dice io mi auguro che da questo momento in avanti, che da questa iniziativa si torni a parlare con maggiore autorevolezza del Mezzogiorno d'Italia, e sono interessata all'altra provocazione, che non è questione di poco conto e tra un po' ci arrivo, che mette sul tavolo il rientro dall'esilio della politica con la P maiuscola. Due questioni molto molto complesse e che ci fanno capire che in realtà, come veniva ricordato proprio da qualche intervento che ha preceduto il mio, che qui il punto nodale della questione non è se c'è nel paese una figura che abbia la capacità di ereditare politicamente quella soggettività, perché io resto convinta del fatto che non esiste un'altra figura, sia donna sia uomo, non esiste. Così come credo che la cosa più importante al punto in cui siamo, alle condizioni date, se è vero che vogliamo rispondere a quelle due provocazioni che faceva il presidente La Boccetta, cioè come facciamo a far rientrare la politica dall'esilio e come facciamo a rendere più autorevole la discussione su un Mezzogiorno che fa fatica, arranca ancora nello scenario politico nazionale ad esigere il rispetto che merita. Io credo che la discussione debba invece spostarsi su un altro fronte, che io provo a sintetizzare così e spero di aver capito bene dove voleva andare a parare il presidente di Polo Sud. Ma alle condizioni date, prima domanda, siamo sicuri che questo modello di personalizzazione della politica, che attenzione, va riconosciuto a Berlusconi di essere stato il precursore di quel modello innovativo, ma poi questo modello ha conosciuto una sua estremizzazione, penso alla rottamazione di Renzi, e ha conosciuto anche un momento di degenerazione, se penso al leader del Movimento 5 Stelle. Allora siamo sicuri che alle condizioni date quel modello di personalizzazione della politica abbia veramente funzionato e sia veramente quello che serve al Paese? Prima domanda. Seconda questione, che non è di poco conto per far tornare la politica dall'esilio, ma siamo proprio sicuri che in questo Paese ci sia una classe dirigente, attenzione, ho detto classe dirigente, non ho detto classe politica, una classe dirigente ai vari livelli che sia in grado di archiviare quel modello e di invece provare ad esercitare un ruolo di responsabilità che fino a questo momento, lo dico con dispiacere, è mancato al Paese, e perché altrimenti quello che stiamo vivendo ovviamente non avrebbe una spiegazione. Ed è capace questa classe politica di arrestare la crisi della democrazia rappresentativa che ha ridotto la politica a mera merce di scambio? Sono queste le domande che a mio avviso La Boccetta ha lanciato alla collettività politica e alla classe dirigente di questo Paese. E vedete, prima di me, forse in maniera più soft, io resto pur sempre una sindacalista di fondo, Antonio Bassolino ha fatto riferimento a che cosa? Ha detto che il problema di questo modello politico resta il conflitto che ha soppiantato la collaborazione tra forze che guidano il Paese. Poi lo stesso Claudio Velardi ha parlato di tifoserie che vanno fermate perché remano contro anziché remare insieme. Manfredi ha parlato di conflitti
persistenti. Landolfi ha parlato di bipolarismo di propaganda, ma viva Dio, se c'è un problema che ha riguardato questo modello politico, che a mio modesto avviso non è più perseguibile, perché bisogna dire, ha fatto male al paese. E perché ha fatto male al paese? Io non ce l'ho, non sono un'anti-berlusconiana, anzi ho molta simpatia per un leader che è stato riconosciuto da tutta la comunità politica internazionale e che tra l'altro a suo tempo ha avuto il privilegio di avere sulla sua scrivania il mio curriculum quando si discuteva di un ipotetico sindaco di questa città. Quindi non sono un'anti-berlusconiana, ma io voglio partire dai numeri per spiegare che questo modello non ha funzionato e vediamo se vi convinco. Se alle ultime politiche 17 milioni di italiani non hanno votato su 51 aventi diritto, ci sarà una motivazione. E se a Napoli alle ultime politiche amministrative del 2021 non hanno votato più di 400.000 cittadini napoletani, ci sarà un motivo per questo, diciamo, per questa disaffezione dalla politica. Bisogna andare a capire quali sono le motivazioni che hanno allontanato l'elettorato dalla politica. E se non vi ho ancora convinti, vi do un altro dato. In questi ultimi 30 anni, fatti 5 gli anni di legislatura, abbiamo avuto 17 capi di governo, di cui 6 non sono stati nemmeno eletti dal popolo, quindi hanno guidato il paese senza il mandato elettorale. È o non è una questione rispetto alla quale non possiamo più tergiversare e dobbiamo prendere atto che dobbiamo archiviare questo modello che ha disintermediato il rapporto della politica con l'elettorato, perché ha spazzato via con un colpo di spugna tutto ciò che c'era tra l'elettorato e la politica. È vero o no che ha ridotto la politica ad una perenne campagna elettorale dove la questione nodale non era come facciamo a comunicare le difficoltà reali che dobbiamo affrontare nel paese, ma era la velocità con la quale i leader facevano la corsa a comunicare prima nelle televisioni e poi sui social la propria opinione? Noi abbiamo distrutto l'idea di partito, di luogo del confronto, dei tempi della discussione. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che questo modello, che ha disintermediato i partiti come istituzione e i corpi interbeti, ha fatto male al paese. E attenzione quando dico questo, perché lungi da me l'idea di avere un'idea nostalgica dei partiti, di come erano concepiti ieri, o dei corpi intermedi, di come sono concepiti ancora oggi. Devono avere la capacità di rinnovarsi. E quindi, Amedeo, per rispondere al tuo interrogativo, leadership sì, abbiamo bisogno di più leadership nel paese, perché il partito del leader non ha funzionato. Abbiamo bisogno di corpi intermedi e di partiti che si confrontino, che abbiano i tempi tecnici per sviluppare le decisioni, le discussioni. La politica non è propaganda, e quindi più potere è, se pensiamo alla politica come mera gestione del potere, no Amedeo, io non ci sto. Noi abbiamo bisogno invece di riavere, di recuperare una funzione vitale che è stata esautorata al nostro Parlamento, e cioè penso alla funzione di indirizzo e controllo delle Camere che hanno sull'operato del governo. E viva Dio, anche questa funzione abbiamo cancellato, e l'abbiamo cancellata, udite udite, in nome di una velocità che serviva per sburocratizzare il sistema. L'abbiamo cancellata in nome di una rottamazione che serviva per svecchiare il sistema, e l'abbiamo cancellata in nome dei vaffa di Beppe Grillo, perché dovevamo ridurre il numero dei parlamentari e dovevamo rendere il Parlamento più pulito. Un disastro. Allora chiudo, Amedeo, perché sono stanchi e perché credo che da questo momento in avanti noi dobbiamo recuperare un sano popolarismo, la dico alla maniera di Sturzo, visto che io vengo da quella espressione politica, e dobbiamo recuperare quindi un sano popolarismo che contrasti questa forma di populismo, perché solo in questo modo la politica recupera una credibilità istituzionale, recupera il coraggio di riformarsi, e terzo, probabilmente potremmo dire che è tornata dall'esilio. Grazie e buon lavoro.
ringrazio Lina Lucci e adesso siamo in chiusura. Ricordo a tutti che nelle sale qui a fianco, promossa da Arte Reale, da Polo Sud e da altre associazioni, c'è una bellissima mostra sulla pace e sulla guerra in Ucraina. Invito tutti a vederla. Do la parola ad Amedeo La Boccetta. Un minuto per ringraziare tutti voi per la pazienza, ma soprattutto ringrazio anche di cuore veramente i relatori. Credo che abbiamo offerto un grande contributo al dibattito nazionale, si è andati ben oltre le aspettative. Sono soddisfatto, ma è un primo appuntamento. Adesso mi permetterò di darvi delle date, ma non vi dirò né i temi né i relatori del prossimo incontro. Vi aspetto il 15 di settembre a Napoli per un grande convegno di carattere culturale nel Teatro di San Carlo. È il prossimo appuntamento. Ne seguiranno, perché li abbiamo già programmati per i prossimi 8 mesi, salteremo soltanto dicembre. Poi chi è più bravo lo deve dimostrare e ci farà piacere, perché vuol dire che abbiamo scosso qualcosa in una città addormentata. E allora ci rivedremo il 15 settembre, auguri, andate a vedere la mostra, buon lavoro e buona estate!